perché dovevano lasciarmi? Ehi, non trovo più Federica! Questo vuol dire che è stata rapita ed è stato uno di voi! Anita, che colore vuoi per truccarti? Decidi tu, sorellina Federica, voglio che sia una sorpresa! Va bene! Oh, che carina, Fede! Vorrei anch'io una sorellina più piccola! Oh, uffa! Ho dei problemi con il mio fidanzato Gigo. Devo parlarne con Anita. Pronto? Ciao, Anita! Sono Ginny. Non è che vorresti uscire un po'? Ti devo parlare. Ginny, sono con la mia sorellina. Sto giocando con lei adesso. Non posso uscire ora. Ma come? Non puoi dire a tua sorella che puoi di giocare un'altra volta? Stai sempre con lei! Ma no, non posso lasciarla sola adesso! Facciamo così! Ginny, vieni tu qua a casa, così stai con noi! Uffa, sta sempre con lei! Io devo parlare dei miei problemi con Gigo, non so che cosa fare, ho bisogno di consigli! Chi è? Avanti! Ciao Anita, ciao Federica! Ciao! Ciao Marzio, ciao Vittoria, è bello vedervi, ma che cosa ci fate qua? Ci invitate Alice! Già, dov'è la festa? Caspita, che trucco, Anita! Sì, l'ho fatto io, perché non ti piace? Sì, è molto originale e colorato questo trucco, Anita! Molto bello! Grazie, io non l'ho ancora visto, vediamo! Bellissimo! Comunque volevo dirvi che mi dispiace, ma non c'è nessuna festa qua. Già, Anita, mi sono dimenticata di dirtelo. Ho voluto invitarli perché vi ho visto che eravate così sole e a me dispiaceva tanto. Così almeno siamo tutti insieme ed è più bello, vero? Anita, devo assolutamente parlarti. Ehi, Federica, che dici di giocare con me adesso? Allora, oh, sei troppo carina! Questo cerchiettino ti sta benissimo! Che dici, vuoi truccare anche a me adesso che Anita se n'è andata? Ma questi sono i trucchi di Anita! Non so se Anita vuole! Non penso che ci siano problemi, fai pure! Va bene! Anita, io non so che cosa fare, sono disperata! Dimmi, Ginny, che cosa è successo? Insomma, il mio fidanzato, Gigo, non mi scrive più da una settimana! Secondo me vuole lasciarmi! Ma no, Ginny, tranquilla! Solo che sarà molto impegnato nello studio adesso! Vedrai che ti riscriverà! Oh, grazie per questa bellissima treccia, sorellina! Sorellina? Come sorellina? Sì, per me tu sei come una sorellina, ne ho sempre desiderato una. Sì! Però non è così tanto bello giocare da soli. Hai ragione. Ehi, Alice e Federica, volete giocare con noi a basket? Formiamo delle squadre. In realtà io vorrei giocare solo con Fede oggi. Uffa, ma così non possiamo formare le squadre! Dai, per favore, venite a giocare con noi solo per una partita! Ma io non so giocare a basket! Appunto, infatti non vogliamo giocare con voi, preferiamo giocare da sole! Certo che siete proprio antipatiche voi due oggi! Antipatiche noi? Fede, andiamocene di là! Fede, adesso finalmente possiamo giocare solo noi due! A cosa vogliamo giocare? Beh, possiamo truccarci! Però aspetta, mancano i trucchi! Vado subito a prenderli, arrivo immediatamente! Ora, scusami, ma devo tornare dalla mia sorellina Federica! Ci vediamo dopo, ciao! Uffa! Anita sta sempre con sua sorellina! Non è giusto! Io volevo solo parlare con lei per un po' di tempo, ne ho bisogno! Eccomi, Fede! Ma, dove è andata Federica? Anita! Noi non lo sappiamo, eravamo distratti, stavamo giocando. Era qui fino a un minuto fa. Esatto, poi è andata a giocare con Alice e sono andata di là. Ehi, non trovo più Federica! Come non trovi più Federica? Sì, sono andata a prendere i trucchi di là, poi sono tornata e lei non c'era più nella stanza.
ragazzi, ma che cosa sta succedendo? Federica è scomparsa! Questo vuol dire che è stata rapita ed è stato uno di voi! E io scoprirò chi è stato! Diamo il via alle indagini! È arrivato il momento dell'interrogatorio con la macchina della verità! Questo è un nuovo caso di Risolvi il mistero! E voi provate a risolvere il mistero insieme a me a scoprire chi è il colpevole! Guardate il video fino alla fine e provate a cliccare mi piace entro 4 secondi! 4, 3, 2... Uno, tempo scaduto, ci siete riusciti? E ora interroghiamo la nostra prima sospettata, Vittoria! Eccomi, sono pronta. Vittoria, che cosa stavi facendo quando Federica è scomparsa? Semplice, stavo giocando con Marzio e stavo anche perdendo. Uffa! E poi siete arrivati voi e avete interrotto la partita. Ha detto la verità. E dimmi, tu e Federica avete litigato? No, certo che no. Non è vero, è una bugia! Di la verità! E va bene, stavamo litigando perché Alice e Federica non volevano giocare con noi e non volevano formare le squadre di basket. Ha detto la verità? Va bene, è tutto per ora. Interroghiamo ora Marzio. Allora, io non ho nulla da nascondere! Oh no, e va bene! Ho parato il gioco con Vittoria! Che cosa? Ecco perché stavi vincendo sempre! Sei un imbroglione! Quindi, quando Federica è sparita stavi giocando con Vitto, giusto? Dove hai visto Federica l'ultima volta? Sì, è vero, quando Federica è stata rapita io stavo giocando a basket con Vittoria e l'ultima volta che ho visto Federica era con Alice. Ok, è tutto. Interroghiamo ora Alice. Alice, hai qualcosa da dire? Io voglio bene a Federica come se fosse la mia sorellina. Sì, lo so, lei è sempre voluto tanto bene, però... Quando ho interrogato Marzio e Vittoria hanno detto che l'ultima volta che hanno visto Federica era con te. Quindi, insomma, che cosa è successo? Hai visto qualcuno? Beh, io e Fede siamo andate nella stanza laggiù a giocare. Poi mi sono accorta che mancavano i trucchi. Quindi sono tornata qui in questa stanza dove c'erano Marzio e Vittoria per prenderli. Però poi quando sono ritornata, Fede non c'era più! Era sparita! Non stai dicendo tutta la verità! Racconta la verità, altrimenti la macchina della verità la scoprirà! Io vorrei raccontare la verità, però sto troppo male, ho i ricordi confusi, non riesco ad esprimermi bene! Luce rossa, che strano, ma forse è data dal fatto che Alice è così agitata! Vabbè, passiamo a Ginny adesso, poi indagheremo meglio. Ginny, vieni all'interrogatorio! Uffa, non mi ha ancora scritto! Ma insomma, Ginny, è scomparsa la mia sorellina Federica e tu stai ancora pensando al tuo fidanzato! Sì, scusa, è che sto molto male, non riesco a pensare ad altro. Ma quando mi scriverà? Tu eri arrabbiata con me perché volevi continuare a parlare del tuo fidanzato quando eravamo fuori in giardino, mentre invece io sono voluta tornare dalla mia sorellina Federica. Sì, è vero. Quindi a te dà fastidio, Federica, perché passo tutto il tempo con lei, la mia sorellina, mentre tu vorresti che passassi più tempo con te. Diciamo che la maggior parte del tuo tempo lo passi con lei, perciò se dedicassi un po' di tempo più a me che a lei, mi piacerebbe molto. Bene, ho tutte le informazioni che mi servivano. Passiamo ora all'indizio finale. Siamo ora alla parola segreta del giorno per riuscire a risolvere il nostro caso. Prendete anche voi il libro La città stregata e se non ce l'avete ancora, lo trovate in libreria e online. Andate alla pagina dell'alfabeto segreto e andiamo subito a tradurre la parola segreta. Vediamo! Ho capito, voi l'avete tradotta? So dove andare ad indagare adesso. Venite!
Lo sapevo! Ho capito chi è il colpevole! Passiamo ora alle accuse! Iniziamo con te, Vittoria! Ho sospettato di te perché all'interrogatorio hai detto che hai litigato con Federica perché volevi giocare con loro, ma loro non volevano giocare con te. Però ho pensato, beh, non mi sembra un motivo per rapire una persona. In più, Marzio era testimone che quando Federica è scomparsa stavate giocando assieme. Quindi tu, Vittoria, sei innocente. Sì, è vero, io non ho rapito Federica. Passiamo ora a te, Marzio. Tu sei sempre un po' sospetto, chef gnocchetto. Però anche tu sei innocente perché stavi giocando con Vittoria quando Federica è scomparsa. Sì, è vero, questa volta sono innocente. Passiamo ora a te, Ginny, una delle principali sospettate. Perché principali sospettate? Io non ho fatto niente. Beh, perché sei stata proprio tu a dire che vorresti passare più tempo con me, solo che non puoi passare più tempo con me perché io passo molto tempo con la mia sorellina e quindi ho pensato magari hai rapito tu, Fede, finché non ho trovato questo indizio grazie alla parola segreta. In questo bigliettino che ho trovato accartocciato nella spazzatura c'è il piano di chi ha rapito Federica e c'è scritto 1. Aspettare che Anita sia distratta. 2. Fare finta di non sapere nulla. 3. Fingere di piangere alla macchina della verità. E c'è solo una persona che ha fatto tutto questo. Come hai potuto, Ginny? Io lo sapevo che era stata lei. Anita, ha rapito lei tua sorella. Ti sbagli, non è stata Ginny. Sei stata tu, Alice. Io? Non è vero, io voglio troppo bene a Federica. Non potrei mai rapirla. Anzi, mi dispiace troppo per lei. Ed è proprio per questo che l'hai rapita. Quante volte hai detto che avresti voluto una sorellina anche tu? Una sorellina tutta per te. Vorrei anch'io una sorellina più piccola. Quando mi sono allontanata per parlare con Ginny, è lì che ne hai approfittato per giocare da sola con Federica. In più, Marzio e Vittoria vi hanno chiesto più volte di giocare assieme, ma tu hai rifiutato perché sapevi che quella era l'occasione giusta per allontanarti e rapirla. Come puoi pensare una cosa del genere, Anita? Non hai neanche le prove, poi. E invece sì, le prove sono qua, nel tuo piano, e cioè aspettare che Anita sia distratta, fare finta di non sapere nulla, fingere di piangere alla macchina della verità. Sono tutte cose che tu hai fatto. E alla fine, per non farlo scoprire, hai appallottolato il tuo piano e l'hai gettato nel cestino. E va bene, Anita, hai ragione. Ho sempre desiderato una sorellina perché sono stanca di essere figlia unica. Adesso vi dirò immediatamente dove l'ho nascosta. Federica! Che bello, ti abbiamo trovata! Ah, il mio piano non ha funzionato! Sono stata stupida a gettare il bigliettino nel cestino, ma la prossima volta riuscirò nel mio intento. Anita è stata rapita! Li ha mangiati tutti? Oh. Oh, ma non è una bugia! È vero! Oh, questa macchina della verità non funziona bene! La giochiamo con queste parrucche, mettiamoci delle parrucche e giochiamo a imitare dei personaggi! Sì! Sì. Mi sa che il rosso non ci sta benissimo. Sembriamo le sorellastre di Cenerentola. Io sembro Genoveffa. E io Anastasia, allora. Che ci vuole imitare un vecchietto? Basta mettere la parrucca e la barba bianca e poi faccio finta di non avere i denti. Oh no! Ma come faccio a mangiare senza denti? Ho sempre voluto provare la parrucca riccia. Oh no! Forse era meglio liscia. Oh, che bella questa parrucca! Vediamo come mi sta! Ma sembro essere Frozen! D'ora in poi lascerò che il mio cuore mi guidi un po'. Ah, però mi piace! Sì! Sono Crudelia Demon! Dove sono i dalmata? Wow! Come mi sta questa parrucca! Ma siamo una coppia di vecchietti! Accompagnami a mangiare i miei dolcetti! No, non sono una vecchietta, io sono una strega! Ah! Dove la strega? E ora mancano solo...
scusa, ma penso di andare a mangiare dei biscotti. Ma ci manca anche qualcosa da bere. Vado subito a prendere del succo di frutta. Io devo andare in bagno. Allora io vado a prendere i miei biscotti. Oh, non ci vedo più niente. Mi hanno lasciato qui da sola. E adesso che faccio? Beh, magari potrei provare quest'altra parrucca. Vediamo come mi sta. Sono bella? Come sto? Mi sta bene questo colore, vero? Vediamo che giochi potrei prendere per giocare tutti assieme. Questo è divertente. Uffa, ma quanto ci stanno mettendo? Io non ho voglia di aspettare ancora qui da sola. Eccomi, ho portato il mio succo di frutta. Oh, ciao Fede. Tu hai portato i biscotti, ma sono per tutti, vero? Beh, in verità sono delle fette biscottate, siccome non ho trovato i miei biscotti. Andranno bene comunque. Eccomi, ci sono anch'io. Oh, eccoti. Ale, non vedo niente. Io ho trovato Marcia in giro, mia gamba, perché non vedo niente. Ciao. Ho portato le patatine perché non ho trovato i miei biscotti. Aspettate però, c'è qualcosa di strano. Ci siamo tutti tranne una persona. Anita, dove è finita? Oh no! Anita! Deve essere successo qualcosa. Vado subito a cercarla. Oh no! Questo è il cerchietto di Anita. Ho capito cos'è successo. Devo subito andare dagli altri. Ragazzi! Guardate cosa ho trovato. Ma questo è di Anita. Questo significa allora che Anita è stata rapita. Questo è un altro caso di risolvi il mistero e io mi occuperò di trovare il colpevole. No, non sono stata io. Dove sarà? Oh no, Anita. Chi ha rapito la mia Anita? No. Mi raccomando, state attenti a tutti gli indizi e provate pure voi a scoprire chi è il colpevole. Scrivetelo sotto i commenti, mettete mi piace e iniziamo subito le indagini. Per prima cosa iniziamo con la macchina della verità. Questa macchina è infallibile, scopre sempre chi mente e chi no. Però non è il momento di giocare, meglio togliersi questo adesso. Iniziamo con Vittoria. Dove sei stata quando Anita è uscita dalla stanza? Sono andata a prendere il mio succo di frutta, avevo troppa sete. Va bene, hai detto la verità. Però, hai qualche motivo per rapire Anita? Ma no, non potrei mai rapire Anita, è una mia cara amica, non potrei mai fare una cosa del genere. Bene, Vittoria, dici la verità, puoi andare a posto. E ora è il turno di Vitale, vieni alla macchina della verità. Allora, Vitale, noi sappiamo che sei il fidanzato di Anita, ma resti comunque un sospettato perché pure tu ti sei mosso da questa stanza e sei andato insieme agli altri in giro per la casa. Quindi, ti faccio una domanda. Tu ami veramente Anita? Certo che amo Anita, è la mia compagna di vita. Cioè, nel senso, è la mia compagna di Vitale, di vita. Nel senso che non solo è la compagna di vita, è anche la compagna di Vitale. È proprio per questo che io sono preoccupatissimo. E nel senso, è la mia compagna di vita, ma è anche la compagna di Vitale. Cioè, sì, certo, la amo. Si è capito, giusto? Beh sì, penso di aver capito. Però Vitale, tu sei uscito dalla stanza. Dove sei andato? In realtà è un segreto. E non vorrei rivelare un segreto qui, davanti a tutti. Vitale, vuoi diventare il principale sospettato, quindi? No, va bene, te lo dirò. Ecco, ho un nascondiglio segreto dove metto alcuni dolcetti speciali perché sono troppo buoni e non voglio che li mangi nessuno. Quindi sono andato a controllare se i miei amati dolcetti fossero ancora lì. E la cosa incredibile è che non c'erano più! Quindi adesso, oltre al mistero della sparizione di Anita, mi devi aiutare a trovare i miei dolcetti scomparsi, perché qualcuno me li ha rubati, ne sono sicuro! Va bene, Vitale, dici la verità. Però direi che adesso è il momento di concentrarci sul caso di Anita, non sui tuoi dolcetti. Federica, ora è il tuo turno. Dove sei andata quando sei uscita da questa stanza? Beh, sono andata a cercare altri biscotti. Ah, lo sapevo! Nascondi qualcosa! Dimmi la verità! Beh,
Quando sono andata a cercare gli altri biscotti, ho trovato anche i dolcetti segreti di Vitale. Ma ne ho mangiato uno. Il mio nascondiglio segreto! Federica, non stai dicendo tutta la verità. Raccontami come sono andate le cose. Ok, li ho mangiati tutti! Li ha mangiati tutti? È caduto di nuovo! Non ci voglio credere! Ecco, Fede, ora sì che hai detto la verità. Abbiamo risolto pure il caso di Vitale. Però adesso dobbiamo risolvere quello di Anita. Quindi, Elisabetta, vieni qua! Eccomi qua, sono pronta alla macchina della verità. Allora, Elisabetta, quando è scomparsa Anita, tu dov'eri? Sono andata in bagno. Oh, hai detto una bugia! Stai nascondendo qualcosa? No, assolutamente no! No. Ehi, questa macchina della verità mi ha davvero stufato. Ehi, Alice! Ho visto Anita! Dov'è? Ma non c'è Anita! Esatto, ma cosa stai dicendo? Non c'è Anita! Ma che dici? Anita non c'è lì! Ah sì, scusa! Forse mi manca così tanto che ho le allucinazioni! Ok, va bene! Dicevamo, sei andata in bagno sì o no? Ti ho già detto di sì! Strano! Prima questa domanda la luce era rossa. C'è qualcosa che non quadra. Beh, dimmi, hai qualche motivo per rapire Anita? No, io adoro Anita. È una mia amica e anche una fantastica youtuber. Guardo sempre i suoi video. Anzi, vorrei passare più tempo con lei e giocare insieme. Beh, se la luce è verde, non vedo perché devo dubitare di te. Quindi, passiamo all'ultimo interrogatorio. Marzio, vieni qua alla macchina della verità. Sono qui, non andrò più via, anche perché non ci vedo nulla. Tu sei Marzio, non Elsa. Quindi raccontami dove sei andato quando sei uscito da questa stanza. Io avevo la parrucca e mi sono andati i capelli sugli occhi. E poi camminando mi sono perso. E poi mi ha trovato Vitale. Ehi, Marzio! La luce è rossa! Questo vuol dire che stai dicendo una bugia! Dimmi immediatamente la verità! Oh, ma non è una bugia! È vero! Oh, questa macchina della verità non funziona bene! Marzio! Perché stai mentendo? Sei il sospettato numero uno! Sei stato tu a rapire Anita? No, assolutamente no! Non avrei nessun motivo per rapire Anita! Io sono innocente! Marzio, nuovamente rosso! La macchina della verità non sbaglia mai! Quindi devi essere per forza tu ad aver rapito Anita! Verrai immediatamente arrestato! Sono qui! Non andrò più via! Sono solo ormai! Da oggi la prigione è casa mia! Beh, questo caso è stato più facile del previsto! Ho scoperto di essere un'investigatrice bravissima! Sì, certo, sei la migliore, guarda! Ehi, ma hai fatto arrestare Marzio, ma non gli hai chiesto dove ha messo Anita! E adesso non sappiamo dov'è! Oh no, è vero! Sono la peggiore investigatrice del mondo! Alice, non hai detto ancora l'ultima parola! Puoi dimostrare che investigatrice brava sei! Trovato Anita! Hai ragione! So già da dove iniziare! E adesso, per trovare l'indizio, userò il libro di Anita Stories, La città stregata. Prendetelo anche voi per poter tradurre la parola e andate alla pagina dell'alfabeto segreto. Oh, aspetta! Forse ho capito! E voi siete riusciti a tradurre l'indizio? Io ho capito e so dove andare adesso! Il libro mi ha portato qui, ma non sembra che ci sia nulla di strano.
Beh, però se mi ha portato qui vuol dire che per forza ci deve essere qualcosa che non va. Quindi, beh, proverò questa macchina della verità. E se fosse rotta, meglio provarla su di me. Sembra tutto a posto, però proviamo. Io mi chiamo Alice. Ma come, è rosso? Io mi chiamo veramente Alice. Questo vuol dire che potrebbe veramente essere rotta. Meglio riprovare per essere sicuri. Ho 2 anni e il mio colore preferito è il verde vomito. Ma dici che è vero? Oh, a me non piace il verde vomito. Deve essere senz'altro rotta questa macchina. Ora mi tocca capire se si è rotta da sola oppure l'ha manomessa qualcuno. Cerchiamo qualche indizio. Aspetta! Questi sono dei capelli di una parrucca. E credo di aver capito a chi appartengono. Questo cambia tutto. Devo subito tornare dagli altri. E adesso è il momento delle accuse. Come? Partiamo dall'inizio. Vittoria, tu sei stata la prima ad essere interrogata, ma sei sembrata da subito sincera e quindi ho capito che non sei stata tu a rapire Anita. Poi passiamo a Vitale. Io? Inizialmente pensavo che potessi essere stato tu, ma tu sei il fidanzato di Anita, la ami troppo e quindi ho capito che non puoi essere stato tu. Sì. Poi c'è stata Federica. Federica inizialmente ha cercato di nascondermi un segreto. Questo segreto però era quello che aveva mangiato più di un dolcetto di Vitale. Non c'entra nulla però con Anita, quindi non può essere stata lei. Esatto. E quindi ora rimane solo Elisabetta. Inizialmente, nella macchina della verità, tutte le risposte che davi erano rosse. E poi, così magicamente, erano tutte vere. E oltretutto stavi rispondendo alle stesse identiche domande. Ho pensato fosse un comportamento strano per la macchina della verità. E quindi? È vero, all'inizio ho detto delle bugie, ma poi ho iniziato a dire la verità. È semplice. Semplice? Beh, sì, sarebbe stato semplice se qualcuno non avesse cambiato le impostazioni della macchina. Ma che dici? Io comunque non c'entro niente. E poi tanto non hai le prove. Ed è qui che ti sbagli, Elisabetta. Perché io, sotto la macchina, ho trovato questi. I capelli di Crudelia De Mon, della parrucca che avevi quando è iniziata la festa. Quindi, probabilmente, mentre cambiavi le impostazioni della macchina, non ti sei accorta che ti sono caduti dei capelli. E questo vuol dire che hai cambiato le impostazioni e fatto in modo che Marzio risultasse colpevole. Ma quindi Marzio non c'entra niente? È innocente! Andiamo subito a liberarlo! Andiamo! Quindi, Elisabetta, tu adesso verrai arrestata, però non prima di averci detto il perché hai rapito Anita e soprattutto dove si trova ora. Uffa! Mi avete scoperto! E va bene, ti dirò tutto. Volevo giocare con Anita e passare tanto tempo con lei, ma lei stava sempre con tutti voi e io invece volevo che giocasse soltanto con me. Ecco perché l'ho rapita. Quindi dobbiamo parlare? È urgente? Mi sono innamorato di te e farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa. Lasciala in pace! Dato che tu la stai accusando, magari sei stata tu, oppure sei gelosa. Io, gelosa di lei. Io di solita Stories. Oggi faremo una nuova challenge nel mio... Che bello, io non vedo l'ora. Anita, ma che cosa è successo? Anita e Vitale sono stati rapiti! In questo video dobbiamo risolvere il mistero, scoprire chi è il colpevole e ritrovarli soprattutto. E il colpevole è qui tra di noi. Guardate il video fino alla fine per scoprire chi è il colpevole e provate a indovinare insieme a me. Iniziamo con l'interrogatorio e voi, mi raccomando, cliccate mi piace qua sotto. Iniziamo con te, Jimmy. Sei stata tu a rapire Anita e Vitale? Ma no, non potrei mai! Io sono rimasta tutto il tempo a studiare e poi voglio tanto bene ad Anita e Vitale. Ma invece che mi dici? Tu, Billy! Io! Sei stata tu a rapire Anita e Vitale? No! Va bene che sono il burro della scuola, ma non potrei mai rapire Anita e Vitale! Posso solo fare scherzetti divertenti! Vediamo... Francis!
sei stato tu? Ma assolutamente no, non potrei mai rapire Anita e Vitale. Ormai sono miei amici. E poi stavo passando tutto il tempo a registrare i miei favolosi TikTok. E qui ho anche le prove. Questo lo verificheremo più tardi. E tu, Vitto, che cosa mi dici? Sentiamo. Io non potrei mai rapire Anita e Vitale. Insomma, non posso rovinarmi la reputazione da reginetta e più popolare della scuola. E anche più bella. Wow! Oh no! Uno di voi sta mentendo e potete starne certi che io scoprirò chi è. Vi sottoporrò alla macchina della verità e il colpevole verrà arrestato. Iniziamo con te, Vitto. Che cosa pensi di Anita e Vitale? Sentiamo. Beh, che domande. Penso che siano degli youtuber bravissimi. Vorrei anche io essere una youtuber come loro, ma non so come fare. Dove ti trovavi quando sono stati rapiti? Ero nella mia cameretta che stavo provando a filmare dei video col mio cellulare. Ma Frankie non mi lasciava in pace. Ah, cosa vuole adesso questo? Oh, continuava a scrivere i messaggi. Ciao Vitto, come stai? Rispondi, dobbiamo parlare. È urgente. E quindi non riuscivo a concentrarmi. Cosa vuoi? Lui ha insistito che doveva parlarmi. E allora ci siamo incontrati. Ok, hai detto la verità. E cosa è successo quando vi siete incontrati? Gli ho chiesto che cosa doveva dirmi di così importante. Ciao Vitto! Ciao, e che cosa volevi dirmi di così tanto importante? Beh, Vitto! E lui mi ha confessato i suoi sentimenti. E che mi sono innamorato di te e farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa! Mi ha detto anche che avrebbe fatto qualsiasi cosa per me, ma a me non interessa e quindi me ne sono andata. Oh beh, ecco, non sei il mio tipo, non mi piaci. Ma perché? Oh no! Sembra che non stai dicendo tutta la verità. No, è che è imbarazzante raccontare per dettaglio tutto quello che è successo in una dichiarazione d'amore. Tutto qua. Dai, va bene. Iniziamo a interrogare Frankie allora. Frankie, tu mi hai detto che quando Anita e Vitale sono stati rapiti, stavi filmando dei TikTok. Ce li hai le prove? Certo, sono tutte qua dentro. Mostramele. Vitto, questo è per te. L'orario coincide. Chissà perché è uscita la luce arancione nella macchina della verità. Ed è vero che hai incontrato Vitto? Sì, è vero. Ho incontrato la mia bella e dolce Vitto. Spero che un giorno capirai i miei sentimenti. Ok, ho raccolto abbastanza informazioni. Ora interroghiamo Billy. Eccomi, eccomi! Stavo preparando qualche altro scherzetto. Dove ti trovavi quando sono stati rapiti Anita e Vitale? Ero in punizione! Sono sempre in punizione! Questo perché faccio sempre gli scherzetti. E in questo caso l'ho fatto a Ginny. Oh no! Quindi Ginny è testimone che tu eri in classe con lei quando Anita e Vitale sono stati rapiti, vero? Sì, sì, esatto! Hai visto? C'era Ginny testimone! Ah, bene! Stai dicendo la verità, per una volta! Non ci resta che interrogare Ginny! Non sono stata io, lo dico già! Io stavo studiando per la verifica di storia, che tra l'altro è tra 5 mesi, perché storia è la mia materia preferita, perciò sono innocente!
poi Billy mi ha fatto quello scherzetto e mi ha fatto piangere e perciò mi sono allontanata solo un momento per andare in bagno. Ok, sta dicendo la verità. Fine degli interrogatori, passiamo agli indizi ora. Ehi, ciao, sono l'emoji di Anita. Prova a cliccare mi piace entro 4 secondi. 1, 2, 3, 4. Ci sei riuscito? E se ancora non hai il mio libro La città stregata, prendilo subito. Lo puoi trovare in libreria o online. Ciao! Adesso io devo cercare degli indizi e per farlo mi serve il libro La città stregata. Voi ce l'avete e se non ce l'avete andate subito a prenderlo. E adesso basta aprire la pagina dell'alfabeto segreto per poter tradurre questo indizio. E mi raccomando, fatelo anche voi! Aspetta, forse ho capito. E voi siete riusciti a tradurlo? Ora controllerò gli zaini di tutti i sospettati. E comunque, secondo me sei stata tu. Perché non inizi a portare tu lo zaino? Tanto si sa che sei stato tu. No, ma in questo zaino ci sono cose troppo preziose per me. Se non sei stata tu, sei stata lei. Te l'ho già detto, non potrei mai rapirli. Sono la reginetta la più popolare della scuola. Non posso rovinarmi la reputazione. Beh, per una volta io concordo con Billy. Dato che fai sempre la perfettina, potrebbe essere che sei stata tu. Lascialo in pace! Dato che tu la stai accusando, magari sei stata tu, oppure sei gelosa. Io? Gelosa di lei? Ma ne vogliamo proprio parlare? Basta con queste scemenze! Iniziamo a controllare gli zaini. Billy, vieni alla cattedra. Ma perché sempre prima io? Perché sei stato tu. Sbrigati. Ok, iniziamo. Una caca? Eh sì, è un mio scherzetto. Sicuro che non sia tua? Che schifo. E questo, che cos'è? Oh, ma sei proprio fissato con la cacca. E questo, che non lo prendo. Non ci penso neanche. Va bene, torna. Ve l'avevo detto che non sono stato io! Ginny, su, vieni alla cattedra. Ecco qua. Spero non ci sia altra cacca. No, che schifo. Allora, vediamo qui. Dei quaderni. Un astuccio. Ci sono tutte le mie penne. Ok, poi vediamo. Ok. E questa? Che cos'è? Per Ginny. Vediamo. Cara Ginny, da quando ti ho vista mi sono innamorato di te. Sei bellissima e vorrei che stessimo assieme. Ti amo tanto, ma non ti posso dire chi sono. Lo dovrai scoprire grazie a degli indizi che ti ho lasciato. By Anonymous. Chi ti ha scritto questa lettera? Ma non lo so, è scritto che è anonimo. Ah, questo sarà un mistero per un'altra volta. Vittoria, porta lo zaino alla cattedra. Tieni. Vediamo qui cosa c'è. Allora, un astuccio. 1500 euro. Ok. Una corona. Sì. Va bene. Un'altra corona. Quelle di diamanti veri, stai attento. Va bene, sembra che non ci sia niente di sospetto. Torna a posto. Frankie, vieni, tocca a te. Sì, ecco qua. Vedi? Bene, non c'è niente, hai visto? Posso andare, grazie di No! Fermo! Fammela controllare meglio. Che fai, vuoi scappare? Vediamo. Va bene, sei pulito, puoi andare. Grazie, arrivederci. Ok, ho capito tutto. Ora è il momento delle accuse. Ok, questo è il
ovviamente è anche il mio preferito. Va bene, iniziamo subito da te, Jimmy. Tu hai detto che hai studiato tutto il tempo, giusto? Sì. Tuttavia, ti sei allontanata un momento dopo lo scherzo di Billy, corretto? Sì. E ho pensato che avresti potuto rapirli in quel momento. Ma ho capito che non sei stata tu, perché ho trovato delle prove schiaccianti nello zaino di un'altra persona. Meno male. Billy! Sì? Non puoi neanche essere stato tu, perché sei stato in punizione in classe tutto il tempo. Esattamente, ve l'ho sempre detto, non sono stato io! Stai zitto ora. Va bene. Ma ora veniamo a te, Frankie. Ho trovato questa dentro al tuo zaino. Quindi? E ora dimmi, cosa ci faceva la telecamera di Anita e Vitale nel tuo zaino? Ma questo non vuol dire niente. Anita e Vitale possono avermela semplicemente prestata. Ma non è l'unica prova che ho trovato. Vittoria, ho trovato questo nella tua camera. È il premio del migliore discreto di Anita. Cosa hai da dire a tua discolpa? Sentiamo. Ma non so come è finito nella mia camera. E invece lo sai benissimo. Durante l'interrogatorio hai detto che tu e Frankie vi siete incontrati, non è così? E lui ti ha detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa per te. Sì, e quindi? Però non hai raccontato tutta la verità. Per questo la macchina della verità ha dato la luce arancio. Infatti, tu hai confessato che il tuo grande sogno è diventare una youtuber brava come Anita e Vitale. Ma hai detto che non sai come fare. Quando Frankie ti ha detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa per te, tu gli hai chiesto di rapire Anita e Vitale, non è così? E che mi sono innamorato di te e farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa. Però ci sarebbe qualcosa che potresti fare. Rapisci Anita e Vitale, rubali computer e telecamera e portali da me. Ma perché? Non fare domande, fallo e basta. Certo, vado subito. E poi gli hai anche chiesto di rubare la telecamera e il premio di YouTube per prendere il loro posto e diventare una youtuber famosa come hai sempre desiderato. Aspetta, i TikTok che ti ho fatto vedere hanno scritto l'orario che corrisponde a quello del rapimento. Per questo non posso essere stato io. Stavo filmando i TikTok quando sono stati rapiti. Quando mi hai fatto vedere i TikTok, ho notato che ne avevi altri salvati nelle bozze. Infatti, hai filmato i TikTok prima del rapimento. Poi li hai salvati in bozze e li hai pubblicate durante il rapimento. Per avere un alibi e sembrare innocente. Come hai potuto rapire Anita e Vitale? Come hanno potuto? Perché in questo caso sono tutti e due i colpevoli. Scappa! Ci avete scoperti! La prossima volta rapirò tutti quanti! Adesso dovete dirci subito dove avete nascosto Anita e Vitale. Sì! Esatto! Subito! E va bene, adesso ve lo dico. Deve essere questa la stanza. Vediamo se Frankie ci ha dato la chiave giusta. Io non mi fiderei tantissimo. Tanto non è che sei questo grande attore. Scusa? La mia fidanzata Anita è stata rapita e loro sono quattro sospettati. Uno di loro l'ha rapita. Li sottoporrò ad una serie di prove per capire chi è il colpevole, tra cui la macchina della verità. Dobbiamo sbrigarci perché non so dove è Anita. Provate anche voi a scoprire chi è il colpevole insieme a me. Ho bisogno del vostro aiuto. State attenti a tutti gli indizi e guardate il video fino alla fine, così mi aiuterete a scoprire chi è stato e a trovare Anita. Per prima cosa andiamo a conoscere i sospettati. Tu chi sei, ad esempio? Io so
sono Alice, la makeup artist di Anita. Makeup artist? Quindi ti occupi di dolci, cupcake, queste cose così? Ma cosa hai capito? Io trucco Anita. Sono molto preoccupata per lei. È preoccupata. Questo lo verificheremo. E tu invece chi sei? Io sono Julie, la fan numero uno di Anita. Infatti ho anche il suo nuovo libro, La città stregata. Tra l'altro ne ho 13 di suoi libri. E una maglietta personalizzata creata da me. E sono davvero tanto dispiaciuta perché lei è scomparsa. Insomma, mi manca moltissimo. Sei la fan numero uno? Quindi potresti essere stata tu a rapirla. Proprio perché volevi averla tutta per te, è vero? È questo il motivo? Ma no, ma non mi azzarderei mai. Tu non me la racconti giusto. E tu invece chi sei? Beh, Vitale, non ti ricordi di me? Io sono Chef Gnocchetto. Chef Gnocchetto? Ma è quello che mi ha rubito nell'altro video! Esatto! E tu che cosa ci fai qua? Dovresti essere in galera! Ma io ho scontato la mia pena e adesso sono uscito, ma non mi permetterei mai di rapire Anita! Lui è il sospettato numero uno! Ha rapito prima me nell'altro video e adesso sta cercando di rapire anche Anita! Non è così, eh? E tu invece chi sei? Io sono Nicolas Fattorelli, un grande attore di fama internazionale e anche collega della scuola di recitazione di Anita. Ah, quindi un collega di Anita. E questo fa di te il perfetto candidato. Sei stato tu, non è vero? Io, perfetto candidato? Ma cosa dici? A me dispiace tantissimo che Anita non si trovi più, anzi, sbrighiamoci a trovarla, vi prego. E adesso che abbiamo conosciuto i personaggi, iniziano le indagini! Non c'è tanto da indagare! Secondo me sei stato tu! Come io? Non può essere! Io sono uscito solo per cucinare! Secondo me invece è stato lui! Ma cosa dici? Accusato da uno appena uscito di galera e poi tu hai già rapito Vitale! Non venire a raccontare queste cose a me, guarda! No, sei stata tu! Tu eri più a contatto con Anita! La vedevi dietro le quinte e la truccavi, eh? Non me la racconti giusta! Non penso proprio, caro! Io penso solo al mio lavoro! Secondo me è stata la signorina qui! Sì. Ma non è vero! Io sono la fan numero uno di Anita! Quella che ha la sua faccia nella maglietta! Esatto! E volevi rapirla appunto per stare solo con lei! Sei la più sospetta! Non è vero! Ma qui ci sono delle tracce! Il rapitore è sicuramente passato da qui! Ragazzi, ma dove è andato Vitale? Era qui un secondo fa! Stai cercando di cambiare discorso? Allora sei stato tu! Per sì, forza! Sì, magari lui, io l'ho detto! Magari hai rapito nuovamente Vitale, no? E invece sei stato tu per provare nuovi trucchi, vero? Basta adesso! Dobbiamo trovare Anita! Chi se ne frega di chi è stato? Troviamola, se no non posso fare più le mie parti a teatro! Lo sarò da solo, come faccio adesso? Ah! Le impronte finiscono qui. Questo deve essere l'armadietto del rapitore. Controlliamo e scopriamo che cosa c'è dentro. Oh, guardate che cosa ho trovato! Questo è un messaggio segreto che potrete tradurre con l'alfabeto segreto che trovate all'interno del libro La città stregata. Deve essere un indizio per capire chi è il colpevole. Tanto non è che sei questo grande attore. Scusa? Ma ti sei vista? Se trucchi le altre persone come ti trucchi tu, guarda, il lavoro è rovinato, è proprio una carriera davanti che finisce domani. Come ti permetti? Io ho imparato a truccarmi nelle più grandi accademie di make-up. Ma lo tipo fammi. Al circo. Grande. Guardate che cosa ho scoperto. Questa sembra la mascherina di un pilota di aerei. Avete presente i piloti di aerei che si mettono la mascherina per pilotare meglio? Ma no, che cosa sto dicendo? Avrebbe detto così Anita. Questo sicuramente è di qualcuno che ha problemi a respirare. Quindi il rapitore ha dei problemi di respirazione. Mi è venuta un'idea per la prima prova. Ma veramente cosa ne sai tu? È un'altra sega. Ma dove sei andata? Ti sei venuta questa? Basta, basta! Ma state ancora litigando! Ma questo finirà subito, non vi preoccupate, perché scoprirò presto chi ha rapito Anita. Prima prova, prova di ballo! Ma io non so ballare! Peggio per te allora! Prima prova, gara di ballo! E l'ultimo che smette di ballare vince! E pronti, via! Ballo della palla ballante! Ricorda tanto la febbre del sabato sera che interpretai la prima! Guarda ritmo! Sono la più brava intanto! In realtà io voglio scoprire chi è che si stanca per primo e avrà il fiatone! Così scoprirò di chi è quel respiratore. Stai là!
viene da piangere se solo penso che questo ballo l'avrei potuto fare con Anita. Ma dov'è? Se non avessi fatto la truccatrice avrei sicuramente fatto la ballerina. Che ritmo, ragazzi! Sì! Oh, quanti ricordi! Questo era un ballo che mi aveva insegnato mio padre, Chef Spaghetto. E ora sto facendo l'impasto per la pasta. Ok, secondo passo è tagliarla. Terzo passo è prenderla e buttarla nella pentola. Sono così fan di Anita che ho inventato una danza in suo onore. La danza di Anita Stories. L'ho salvata! Purtroppo non è vero, è solo il poster che ho vinto in uno dei miei libri. Però ballo lo stesso per lei. Sembra che non si stiano stancando, o almeno io non riesco a capire chi si sta stancando di più. Quindi, balli di coppia adesso! Via! Meno male che nella mia grande carriera d'attore ho fatto anche il ballerino. Tango? Se proprio devo. Adesso voglio farlo io il caschetto, perché mi prendi, non perché cado. Pensavo dovessi farti cadere. Ah, guarda, veramente, non ci parlo più. Meglio. Visto? I cuochi sono bravissimi, sia a ballare che a cucinare, ma comunque neanche tu sei male. Senti Giulia, ti devo dire una cosa. Sì. E tu per me sei come la pizza il sabato sera. E cioè? Cioè che sei tanto speciale per me e insomma tu mi piaci tanto. Cosa è successo? Giulia, stai bene? Giulia è caduta a terra senza fiato. Forse appartiene a lei il respiratore. Andiamo subito alla macchina della verità. Tu dici di essere la fan numero uno di Anita, ma dimmi la verità. Ti è mai stata antipatica? No, assolutamente! Quindi ti sta antipatica davvero? Beh, sì. C'è stato un periodo in cui mi stava antipatica perché io ho scritto esattamente 148.582 messaggi e email e lei non mi ha mai risposto. Però poi gli ho scritto un commento su YouTube e lei mi ha messo un mi piace e lì mi è passato tutto perché ho capito che certo non può rispondere a tutti i messaggi perché sono tanti, però fa di tutto per leggerli e sono ancora la sua fan numero uno, non potrei mai rapirla. Sembra sincera, però è stata lei a cadere per terra con il fiatone, quindi resta ancora sospetta. Seconda prova, prova di recitazione, così scopriamo chi è il più bravo a recitare, o meglio, a mentire. Prima di iniziare, mi sistemo il make-up. Ma lascia stare! Abbiamo deciso di portare in scena Amleto e Ofelia! Grande opera! Se ci fosse stata Anita sarebbe stata ancora fatta meglio, ma mi tocca sostituirla con te. Iniziamo, dai. Beh, tocca a te. Signore, ho qui con me i vostri ricordi, che da tempo volevo ritornarvi. Vi prego, riprendete. Noni! Aspetta, ma rifaccio, scusa. Noni! Ma aspetta. Riesco a entrare nella parte? Non io! Pausa! Non v'ho dato niente! È per questo... E accompagnati pure da parole spiranti dal profumo di dolcezza, da renderli oltremondo più preziosi. Beh. Quel profumo è svanito. Tocca a me. Riprendeteli. A cuor gentile, anche i doni più ricchi si fan povera cosa. Si mostra crudele. E basta però, tocca a me, insomma sono l'Amleto, il protagonista, fammi parlare un po'. Mancava una frase. Sono io l'attore. Dai, allora mostrami. Ma ecco, senti qua. Ho sbagliato, aspetta. Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sia più nobile l'arte di soffrire colpi di fionda e darti d'oltraggiosa fortuna o prender l'armi per un mare di affanni. Grazie, grazie, grazie. Per me è un no. Come? Io sono l'attore, guarda, l'hai fatta, ma per favore, ma vai via, guarda, no, non ci sto più. Meno male studi teatro. Alice è molto brava a recitare.
Certo, quel Nicholas si mette sempre in mezzo e non mi fa capire bene. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Beh, io non sono Romeo. Io sono Chef Gnocchetto. E io sono Giulietta. Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Non lo so, sarà perché i miei genitori mi hanno chiamato così. E comunque io voglio solo entrare a mangiare un piatto di spaghetti. Mi hai rovinato la parte, adesso non posso più fare lo spettacolo. Tu sei Romeo! E poi cosa c'entrano gli spaghetti? Insomma, stai rovinando tutto! D'accordo, basta, non è possibile! Avete rovinato il nome di Shakespeare che si sta rivoltando nella tomba! Non si fa così, non si fa! Tu cosa stai facendo? E tu, anche tu, non ti stai attenendo al testo! Bisogna seguire il testo! Ma che uomini di teatro siete, insomma! Mi viene da piangere a guardarmi così! Scusate! Ma quello è proprio fissato con il teatro. È pazzo! In questa prova di recitazione credevo che Nicholas sarebbe stato più bravo, ma Alice invece è molto brava a recitare e quindi anche a mentire. Solo che Nicholas si mette sempre in mezzo e non mi lascia capire bene. Ma credo che interrogherò comunque Alice. Sembra lei la colpevole, quella più brava a recitare e a mentire. Sei stata la truccatrice di Anita? Come mai non lo sei più? Che cosa è successo? Beh, non è colpa mia. È stata lei a non volermi più. E per quale motivo? Racconta. Un giorno molto importante, Anita doveva entrare in scena e come al solito sono stata io a truccarla. Ma per errore quel giorno è uscito un trucco bruttissimo e quindi tutti hanno riso di lei. Ma non l'ho fatto apposta. Hai potuto farle un trucco così brutto? Purtroppo a teatro c'erano delle luci molto basse e in più sono daltonica e quindi questo ha peggiorato tutto. A me dispiace tanto, non l'ho fatta apposta, non volevo che Anita entrasse così in scena. Una truccatrice daltonica, quindi che non riconosce i colori, questo la rende ancora più sospetta. Ma passiamo ora ad interrogare... gli altri sospettati. Mi mancano solo due persone da interrogare e poi farò la mia accusa. Chef Gnocchetto, mi sembra che tu provi dei sentimenti per Julie, ma sai anche che Julie è la fan numero uno di Anita e quindi che ti dà poche attenzioni. Per questo potresti averla fatta sparire tu, vero? No, no, ti sbagli! Io farei qualsiasi cosa per Julie! Vorrei vederla felice! Sai, adesso che Anita è sparita lei non c'è più, mi si spezza il cuore! Per questo non posso essere stato io! Sembra sincero! Però rimane comunque un sospetto. Nicholas, tu che sei... Maestro Nicholas, prego. Maestro Nicholas, tu eri nella stessa scuola di recitazione di Anita. Avete mai litigato? No, assolutamente no, andavamo sempre d'accordissimo. Per quello voglio che la troviate subito. Va bene, qualche volta abbiamo litigato. Insomma, la maggior parte delle volte venivano date delle parti a lei che volevo io. Insomma, sono un grande attore. Pensi che Anita non si meriti quelle parti che ha a teatro? No, no, assolutamente, anzi se lo meriterebbe, è che anch'io ogni tanto vorrei fare il protagonista, che diamine! Guardate come sono teatrale! Oh. Dopo gli interrogatori e le prove, sono pronto a fare la mia accusa! Scrivete nei commenti chi è il colpevole secondo voi! E ora iniziamo da... Chef Gnocchetto! All'inizio pensavo fossi tu il colpevole e che avessi fatto sparire Anita per avere tutte le attenzioni di Julie, ma non avresti mai potuto farla soffrire così. Quindi non sei tu il colpevole. Meno male, non ci volevo tornare in prigione. Poi ho pensato fossi tu, Julie, la colpevole, così fissata con Anita da farla sparire perché non hai mai ricevuto una sua risposta. Ma poi ho capito che ci tieni davvero a lei e quindi non avresti mai potuto farlo. Non potrei mai rapirla, io sono la fan numero uno di Anita. Quindi... Alice! Il fatto che Anita non ti aveva più chiamata per truccarla magari ti ha offeso talmente tanto da rapirla. No, no. Ma è un motivo troppo assurdo per rapire una persona, quindi non sei tu. Rimani infine tu, Nicholas. Ed io
Maestro Nicolas! No, no, ma che dici? Tu che durante la gara di ballo eri senza fiato, ma per non farti notare hai consigliato tu a Chef Gnocchetto di dichiararsi a Julie. Ehi, questo ballo romantico non ti sembra il momento di confidare il tuo amore per Julie? Hai ragione, è proprio il momento. Grazie. Ce la farai, un buon amico. Così che Julie distogliesse le attenzioni da te, per non parlare poi della prova di recitazione, che non sopportavi di essere più nel centro delle attenzioni. Proprio come è successo in tutti questi anni di scuola di teatro con Anita. Non è così? Ma questo è un grande affronto a me, grande attore internazionale! Non avrei mai potuto rapire Anita, insomma, non sarebbe cambiato niente per me! E invece no, perché ho trovato questo nel tuo armadietto! Un attimo, era tutto sgualcito, ho dovuto ricomporlo. Vedi? Ecco! Dove dice che Anita sarebbe stata di nuovo la protagonista di un nuovo spettacolo. E di la verità, tu non potevi sopportare di essere nuovamente un personaggio secondario. E quindi l'hai rapita per prenderle la parte da protagonista. E va bene! Mi avete scoperto! No, ti ho scoperto! Mi hai scoperto! Ma almeno... almeno sono il protagonista di questa storia! Il protagonista... tu al massimo puoi essere l'antagonista di questa storia. Sei il cattivo. Come l'antagonista? Eh sì. No, no, l'antagonista è sempre un ruolo secondario. No, ha di nuovo vinto Anita. Esatto. No, basta. Lasciatemi stare, io non c'entro niente. Quello è mio cugino, Filippo Rondò. Sì, è stato lui a organizzare tutto. Mi somiglia molto. Lasciami stare. Lasciami. Ah, sappiate che state togliendo al mondo del teatro un grandissimo attore, come farò adesso senza recitare. Mannaggia. Sappiate che un giorno mi vendicherò. Prontissima. Hai degli occhi stupendi, lo sai. Anche i tuoi sono bellissimi. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova challenge! Oggi dovranno creare questi bellissimi e fantasticissimi partecipanti i loro castelli. E non solo castelli come li pensate voi, ma anche l'entrata, il cartello e persino dargli un nome! Però fate attenzione, ho sentito dire che da queste parti c'è un lupo cattivo. Ma ora siete tutti pronti? Sì! Sì! 3, 2, 1, via! In questo primo round dovrete pitturare i castelli. Vediamo il primo colore che hanno scelto. Io ho scelto il colore blu come il mio vestito da principessa Cenerentola. E anch'io ho scelto il colore blu come la mia principessa. Ma adesso devo andare a cercare la sala da pranzo. Ciao, io sono il principe Ghigo e ho scelto il colore rosso perché è il mio colore preferito. Io sono Mercoledì Adams e come colore ho scelto il nero perché mi rende felice. Ma non ha importanza, tanto lo distruggerò. Io sono la principessa Ginny e per colorare il mio castello ho scelto il rosa perché si abbina al mio vestito ed è anche il mio colore preferito. Ho fatto pure rima. I colori che avete scelto sono bellissimi e adesso siete tutti pronti? Colori alla mano e 3, 2, 1... Ho il rullo e ora devo solamente metterci la pittura e posso colorare. Che bello! Guardate che bello il mio colore. Poi questo rullo fa un rumore rilassante. Il mio castello nero sarà super spaventoso. Le mie tarantole lo adoreranno. Guardate quanto è intenso questo nero. Super spaventoso. Questo
castello voglio farlo somigliante al castello della mia famiglia reale. Ho scelto questo colore proprio per questo. Sì, sì, sarà identico. Io voglio iniziare a dipingere il mio castello con questo azzurro glitterato perlato. Vediamo com'è. Wow, questo azzurro perlato somiglia proprio al colore del mio vestito. Io ho deciso di partire dalla punta delle torri. Infatti ho deciso di colorare di blu scuro proprio questa parte. E starà benissimo con il suo azzurro perlato. Ne sono sicuro. Wow! Ehi, ciao! Sono le voci di Anita. Vuoi sapere qual è il tuo castello? Clicca subito mi piace e l'ultimo numero del tuo mi piace corrisponde al tuo castello qua a fianco. Che castello ti è capitato? Scrivimelo nei commenti e ora torniamo subito al video. Vediamo un pochino come se la stanno cavando i nostri partecipanti. Allora, principessa Ginny, come sta andando? Abbastanza bene. Lo faccio molto lentamente, così uscirà benissimo. Rosa, proprio come i tre porcellini, la conosci la loro favola? No. Cosa fanno tre porcellini davanti al lupo? Scappano! Ha, ha, ha. Non faceva tanto ridere. Ma dai, faceva ridere. Ah, vabbè, passiamo al prossimo concorrente. Magari riderà alle mie battute. Il mio castello nero sta uscendo molto bene. Wow, mercoledì! È veramente colorato. Lo so. Ma tu per caso conosci qualche barzelletta? Dicono che sia un pochino difficile farti ridere. Perché a me non piacciono le barzellette. Ok, aspetta, aspetta. Posso provare a farti ridere? Qual è il colmo per due scheletri? Non lo so e non mi interessa. Ma dai, essere amici per la pelle. Fanno sempre ridere queste. Faceva schifo. Troverò il modo di far ridere mercoledì. È la mia sfida di oggi. Intanto vediamo come se la sta cavando anche Gigo. Wow, Gigo, è rossissimo. È il colore del castello della mia famiglia reale. Ehi, ma tu la conosci la barzelletta sul pomodoro che non attraversa la strada? No, non l'ho mai sentita, sentiamo. Il pomodoro non attraversa la strada perché... perché è rosso! È vero! Vero, fa ridere! Sì! Ho finalmente trovato una persona che ride. Ah, sta uscendo bellissimo il nostro castello azzurro e principesco. Guardate che bello! Se tutto va secondo i piani, riusciremo a vincere? Sì, perché abbiamo quasi finito! Beh certo, siamo in due che lo stiamo pitturando! Siamo più veloci! Bello il vostro castello! Veramente, mi ricorda il cielo! Ho una battuta anche per voi! Davvero? Sapete che cosa succede alla fabbrica di carta igienica quando fallisce? No, non lo so! Cosa? Va a rotoli! Questi ragazzi ci stanno divertendo un po' troppo per i miei gusti. È arrivata l'ora di movimentare un po' le cose con qualche scherzetto. Il rosso? Non l'ho messo io, qualcuno deve averci fatto uno scherzo! È successo anche a me! Ma chi è che sta facendo questi scherzi idioti? Forse è stato
la pittura? No, non sono stata io, non lo sprecherei mai. Magari invece sei stata tu a mettere del rosa nella mia pittura. Ehi ragazzi, ma che cosa è successo ai vostri castelli? Ho un'idea! Adesso potete usare anche due colori, quindi il vostro castello potrebbe essere ancora più bello. Però il tempo sta per scadere, quindi mi raccomando, sbrigatevi! Ok, ora utilizzo il secondo colore per mettere le mie iniziali a quelle di Vitale. Questo blu ci sta benissimo con il mio rosso. Forse può venire anche meglio di prima. Tra tutti i colori che potevano capitarmi, mi è uscito il rosa. Che schifo. Oh, no. Però almeno ho potuto disegnare un cuore spezzato. Certo che colorare anche con il nero non è stato molto facile, però sono abbastanza soddisfatta. Sta uscendo bene. Ehi, 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 fermi tutti, fermi tutti! Avete inventato il ballo, vero? Il ballo? Quale ballo? Ma come quale ballo? Dovete assolutamente avere un ballo prima di finire i vostri castelli! E adesso passiamo subito al ballo! Oh no, e adesso che ballo ci inventiamo? Non lo so, magari una salsa? La salsa al pomodoro! Ci sta bene con le pennette no, rigate! Smettila di pensare al cibo, iniziamo a ballare, dai! Ok, balliamo! Attenta! Aia! Aia, mi fai cadere pure la corona! E sei tu che non sai dove mettere i piedi in questo ballo! E tu, nel piacere, sai benissimo dove metterli! Sui miei! Mi fai male! Io odio ballare, ma farò del mio meglio per vincere questa challenge. Ginny, posso chiederti una cosa? Sì, certo! Ti andrebbe di ballare con me? Ok, sì! Hai degli occhi stupendi, lo sai. Anche i tuoi sono bellissimi. Siete stati molto bravi, avete imparato in fretta. Ma adesso è il momento di valutare non solo i balli, ma anche i castelli. Quindi valutiamo tutto insieme. E via! È arrivato il momento del ballo adesso! Sì, tocca a noi! Mi raccomando però, dobbiamo fare bella figura! Non mi schiacciare i piedi come facevi prima! Ci provo! Ok! Bravissimi, siete stati bravissimi! Avete imparato benissimo! Complimenti! Grazie, e questo castello? Fatemi un pochino vedere! Oh, questi colori mi piacciono un sacco! Veramente magnifico! Come si chiama il vostro castello? Il nome che abbiamo scelto per il nostro castello è... Il Castello Azzurro del Cielo! Oh wow, è un nome spettacolare, davvero complimenti! Chissà se vincerete voi! E adesso passiamo al prossimo castello! Muoio dalla felicità di farvi vedere il mio balletto. Bravissima, complimenti, non mi aspettavo una prestazione del genere da parte tua. E anche il castello, devo dire, è veramente bello. Wow. Ti posso fare un'altra battuta per farti ridere? Se proprio è necessario. Ok, scommetto che questa volta riderai a crepapelle. Sai che cosa ci fa un cammello a tre gobbe? Incinto! Ah, questa fa sempre ridere. Nope. Dai, ridi! Oh, lasciamo perdere, questa sfida è veramente impossibile. Piuttosto, hai scelto il nome del tuo castello? Sì, il mio castello si chiama Castello Infestato da fantasmi, streghe, tarantole che mordono, lucertole, poi mostri, scheletri e infine streghe.
Oh, ok, nome un po' lungo e originale, anche un po' spaventoso la verità. Però adesso passiamo al prossimo castello. Sei pronta? Prontissima. Sei proprio bellissima con questo vestito. E sì, anche la mia principessa. Oh, principe Ghigo, mi fai arrossire così. Anche tu sei bellissimo. Wow, davvero splendidi e troppo carini. Siete stati veramente bravi. E anche questi castelli mi sembrano veramente molto, molto belli. Che nome avete dato ai vostri castelli? Il mio castello si chiama come lo stemma della mia famiglia, ovvero Tigre Rossa. Wow, Tigre Rossa, è un nome fantastico. E invece il tuo, principessa Ginny? Il mio castello si chiama il Castello delle Favole, perché ho sempre voluto vivere in una favola. Wow, infatti sembra veramente un castello delle favole. Anzi, è proprio un castello da favola. E adesso è arrivato il momento delle premiazioni finali. Chi sarà il vincitore? Oh, per me potrebbero vincere tutti. E infatti, visto che la scelta è troppo difficile, lascio scegliere a voi. Scrivete qua sotto nei commenti qual è il castello più bello. E adesso, prima di chiudere questa challenge, devo fare ancora una cosa. Mercoledì? Sì? Ho un ultimo tentativo per farti ridere. Non vedo l'ora. Un meteorite cade nel cimitero. Boom! Tutti morti! Ho superato anche io la mia sfida di... Ho un modo per distrarli. Adesso ti porterò nel mio castello. I videogiochi nella vita reale. Gireremo la ruota per ogni round e la ruota deciderà in quale videogioco nella vita reale finiremo. Siete pronti? Cliccate mi piace e andiamo subito nel primo videogioco. Wow. Siamo nel videogioco di Super Mario nella vita reale! Yeah. Ogni giocatore dovrà superare un percorso a ostacoli e chi arriva per primo vincerà la Mystery Box a tema Super Mario! Yeah. Siete pronti? Iniziamo la sfida! Nel primo round si sfideranno Mario contro la principessa Peach. Siete pronti? Ai posti di partenza? Via! Io faccio il tifo per la principessa Peach, deve vincere lei! Io faccio il tifo per mio fratello Mario, vai Mario, vai! Sono arrivato prima io! Non è vero, sono arrivata prima io! Ma che stai dicendo? Ehi, aspetta, ma che cosa stiamo facendo? Mia amata Peach, perché non ci aiutiamo? Ottima idea, mio caro Mario! Che ne dici se mi aiuti a superare questi ostacoli? Certo, here we go! Wow, Mario e Peach hanno deciso di allearsi, interessante! Adesso sono arrivati all'ostacolo dell'altalena. Dovranno dondolare 3 volte per passare al prossimo ostacolo. Peach, sei pronta? Sì. 1, 2, 3! Bravo! E ora per superare questo ostacolo devono solo salire sulla corda e toccare la cima. Mario, vai, ce la puoi fare, Mario! Vai, vai, Peach! Mario! Vai, Mario! Bravissimo, Mario! Ce l'hai fatta! In questo ostacolo i giocatori dovranno fare 3 giri su se stessi. Speriamo non gli venga il capogiro! Beh, sento di avere molto equilibrio oggi! No. Dai, Mario! Sei sempre il solito. Lascia stare, ci penso io. Ecco fatto! E adesso è il turno di Daisy e Luigi! E noi però non collaboreremo, perché la voglio vincere io la Mystery Box. Voglio tenere tutto per me. E va bene, non formeremo una squadra. Sarà ancora più divertente allora questa challenge. Vedremo. Siete pronti? Ai posti di partenza? Via!
Sono arrivata per prima in questi ostacoli. Uffa, Amadeus è stata più veloce di me. Ma come ha fatto? Vabbè, andiamo al prossimo. Ah, Luigi è arrivato ultimo. Ma chissà se nei prossimi ostacoli riuscirà a raggiungere Daisy. Bravo, Peach! Saranno benissimo! Quasi. Vai, l'ho preso! La corona! Ci sono quasi! Uno, due, tre! Vai, Peach, ti raggiungo! Uno, due, here we go! Bravo, Mario! Grazie, principessa! Mario e Peach sono arrivati agli ostacoli delle tartarughe! Speriamo che non cadano! Mia amata Peach, ti aiuto io a superare gli ostacoli! Grazie, Mario! Che bello! Siamo un passo più vicini alla Mystery Box! Esatto! Sono sicuro che la vinceremo noi! E vai! A Mario e Peach adesso manca solo il livello finale! Ed è anche il più difficile! La zipline! E spostati! Spostati! Dai che perdo l'equilibrio! Peach, ci manca solo l'ostacolo della zipline! Che bello! Oh, guarda! Ci stanno raggiungendo! Come facciamo adesso? Ho un piano! Mentre io faccio la zipline, tu vai a distrarli! Così possiamo vincere la Mystery Box! Hai ragione! Ottima idea! Corro subito! Ok, andiamo! Ho un modo per distrarli! Ce l'ho fatta, li ho distratti, vero? E vai, ho vinto! Peach! Adesso ti porterò nel mio castello! Peach, ce l'ho fatta, li ho distratti! Peach? Peach, dove sei? È sparita Peach! Che cosa è successo? Non la trovo più, ho trovato questa! È sparita Peach! Oh no, che cosa può essere successo? Dobbiamo trovarlo! Ho trovato la sua corona per terra! Gli deve essere successo qualcosa! Peach non sarebbe mai senza la sua corona! L'ama troppo! Che cosa le sarà successo? Presto! Dobbiamo subito cercarla! Potrebbe essere in pericolo! Oh no! Peach è stata rapita! Riusciranno Daisy, Mario e Luigi a ritrovarla? Speriamo che stia bene, Peach! Proviamo a cercarla di qua! Ok, va bene! Dobbiamo trovarla! Non so cosa potrei fare senza di lei! Non ti preoccupare, Mario! Insieme la troveremo, ne sono sicuro! Peach! Peach! Dove sei? Mia amata, dove sei? Peach! Ehi! Guardate lì, c'è qualcosa! Che cos'è? Sembra il guanto di Peach! Sì, è proprio il suo guanto! Deve essere sicuramente passata di qua! Siamo sulla giusta strada, allora! Continuiamo il percorso qua! Sì! Ragazzi, sento la sua voce! Mi sta chiamando! È laggiù! Andiamo! Sì! Uffa, lasciami andare, lasciami! Caro Peach, il mio piano sta andando a gonfie vele. Adesso che ti ho imprigionato, Mario dovrà sicuramente venire qui a liberarti. E così Mario verrà qui e io potrò distruggerlo e vincere una volta per tutte. Sì! Ti sbagli, Mario ti distruggerà. Come osi dire questo al grande Bowser? Vincerò io, sicuramente! No, il mio amato Mario verrà a salvarmi! Io ne sono sicura! I nostri eroi hanno trovato Peach! Ma riusciranno adesso a sconfiggere il malvagio Bowser? Bowser! Eh? Siete arrivati! Peggio per voi! Oh no, Peach! Bowser, questa volta te la vedrai con me! Mamma mia!
Sono fortissimo! Luigi! Oh no! Dobbiamo fare qualcosa contro Bowser! Presto, prima che colpisca anche noi! Ragazzi! Il suo punto debole è il guscio! Prendili! Ha detto che il suo punto debole è il guscio! Presto! Tiro la corona! Vai! Il mio guscio! C'è mio papà! Peach! 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 Mia cara amata, mi sei mancata tanto! Anche tu, mio caro Mario! Evviva! I nostri eroi sono riusciti a vincere la sfida! Passiamo ora al prossimo videogioco nella vita reale! Sì! Wow! Vediamo quale sarà il prossimo videogioco! Lei non sarà mai mia madre! Invece devi trattarla come se fosse la tua vera madre e non osare contraddirmi! Hai capito, bambina? Dovrai obbedire a tutto ciò che ti chiedo. Tuo padre è morto. Il principe è mio! Tesoro, sei qua! Sei qua! È nata! È una femminuccia! Sì! Mia figlia! Oh, tesoro, piccolina! No. Tesoro, che succede? Stai male? Prenditi cura di lei! No! No, tesoro! No! Mia, come cresci in fretta. Io esco e mi raccomando, tu studia e fai da brava. Certo, papà. Ci vediamo dopo. Devo prendere un po' di legna. Dovremo scaldarci, stanotte sarà una notte fredda. L'aiuto io. Grazie, gentilissima. Grazie. Questo è suo. Sì. Grazie per avermi aiutato, ecco. Si figuri. Di queste parti, lei? Sì. Vuole fare un giro con me? Facciamo una passeggiata qua. Volentieri, grazie. Allora, prego. Pianchiata sul pavimento, vi cercò a lungo con la candela, tracce di strani piedi. Ah, quanto è bello questo libro! Figlia, lei sarà la tua nuova madre. Mi raccomando, portale rispetto e obbediscile. Lei non sarà mai mia madre. Invece devi trattarla come se fosse la tua vera madre e non osare contraddirmi. Hai capito, bambina? Dovrai obbedire a tutto ciò che ti chiedo. Sono sicuro che vi troverete molto bene insieme. Sì, ne sono sicura anch'io. Ora noi andiamo. Tu continua a studiare, mi raccomando. È una brava bambina, molto studiosa. C'è ancora cenere in questo camino. Vieni immediatamente qui a pulire. Ti chiamerò Cenerentola. Non voglio vedere neanche un briciolo di polvere. Tesoro, cosa stai facendo? Chi ti ha detto di pulire il camino? Sono stata io. Deve aiutare nelle faccende di casa. Non decidi tu cosa deve fare mia figlia. Io devo decidere. E mia figlia deve studiare. Tesoro, va pure in camera tua. Vai a studiare. Grazie, papà. E tu non permetterti più di dire a mia figlia quello che deve fare. Cenerentola,
devo darti una spiacevole notizia. Tuo padre è morto. Ma tranquilla, da oggi saremo soltanto noi due, insieme alle tue sorellastre. Perché? Non è possibile. Perché? Perché capitano sempre tutti a me? Oh, povera Cenerentola! Adesso non ci sarà più nessuno a difenderti. Lasciatemi in pace! Ho perso la mia mamma e mio papà! Non avrai mai pace finché stai in questa casa! E ora vai a pulire il camino! Sì. Cenerentola, pulisci meglio, altrimenti la matrigna ti lascerà senza cena stasera. Sì, sì, vedi, sto pulendo. Sì, sì, ma non perdere troppo tempo. Insomma, ci sono tutti i nostri vestiti da lavare e stirare. E noi ovviamente non li laviamo. Tieni! Impegnati, mi raccomando, devono risplendere. E mi raccomando, devono essere puliti e splendenti. Buon lavoro! Spero che un giorno andrò via per sempre da questa casa e che sarò libera. Cenerentola, hai lavato e sistemato il mio vestito? E il mio? Se non l'hai fatto stasera, niente cena! Sì, sì, eccoli qua. È il nostro Picciarli. Ma dove dovete andare? Razza di insolente, come ti permetti a chiederci una cosa del genere? Sono fatti nostri. No, diglielo, così moriva dall'invidia. Va bene, siamo state invitate al ballo del re. Il principe sta cercando una moglie e sicuramente sceglierà me. Sceglierà me? No, me. 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 Ma posso venire anch'io? Assolutamente no! Una come te non potrebbe mai venire al ballo di un principe. Cenerentola, pulisci, che è l'unica cosa che sai fare. Pulisci, pulisci, Cenerentola. Il ballo poteva essere la mia occasione per scappare via da questa casa. Ma sono vestita di strace e anche sporca di cenere. Non mi faranno mai entrare al ballo di un principe vestita così. E quindi non ci posso andare. Ci penso io! Con un incantesimo farò apparire un bellissimo abito per il ballo e anche una carrozza. Ma attenzione, a mezzanotte l'incantesimo svanirà! Ok! Bipidi bobidi boom! Wow, è bellissimo! Grazie, fata madrina! Sei stupenda, però vai, vai subito al ballo adesso! Sì, vado, grazie! Ciao, sono l'emoji di Anita! Vuoi sapere tu a quale principessa corrispondi? Clicca subito mi piace sotto a questo video e l'ultima cifra che ti capiterà nel mi piace corrisponde a una delle principesse che vedi scritte qua a fianco. Quale ti è capitata? E ora torniamo subito al video! Il castello! Chissà dove è il principe! Sarà mio! Andiamo a cercarlo! Ma non si trova! Ma dove è finito? Vabbè, intanto balliamo! Thank you.
Cenerentola! Sì, l'ho vista. Come ha fatto ad avere quel vestito? Dobbiamo sbarazzarcene. Ci ha rovinato l'unica occasione di parlare con il principe. Ho un'idea io. Vai, pensaci tu. Il principe è mio! Ma cosa hai fatto? Cenerentola! Cenerentola! No, Cenerentola, non mi lasciare! Cenerentola! No! Ora che ti ho trovata, come faccio a vivere senza di te? Cenerentola! Era solo un sogno. Eppure mi sembrava tutto così reale. Sì! Il caminetto fra poco esploderà! Abbiamo catturato questi criminali! Grande agente Olio! Criminali? Ma noi non abbiamo fatto niente! Non uscirete mai più da lì dentro! Ci siamo noi a sorvegliarvi! Agente Aglio e agente Olio! E tra l'altro, qui non si mangia! Cosa? Non possiamo neanche mangiare! Ma io ho già fame, come faccio? Perché se portate del cibo, lo mangio tutto io! Non rubiamo nulla, perché la prigione è la nostra! E poi lo mangiamo anche davanti a voi, proprio per essere più cattivi! Esatto, più cattivi! Non vi meritate niente, criminali! Hai vista? Non ti preoccupare, troveremo il modo di mangiare in qualche modo, senza farci rubare il cibo da quel poliziotto Aglio. Io sono la poliziotta Alice e il mio compito è quello di guardare le camere di sicurezza. Ma c'è un problema! Le prigioniere sono innocenti! Io devo assolutamente aiutarle a liberarle! Devo inventarmi qualcosa! Devo trovare un piano per scappare qui dalla prigione. Allora, come potrei fare? Magari questo... Ah, sì! Ho trovato! Prendiamo le chiavi e scappiamo! Anita, ho trovato un'idea per scappare via dalla prigione! Davvero? E come facciamo a scappare? Dimmelo subito! Allora, facciamo degli scherzi ai poliziotti e li facciamo scappare via e poi gli rubiamo le chiavi e usciamo dalla prigione! Ottima idea! Ma io non saprei che scherzi fargli! Hai in mente qualche scherzo? Sì, sì, ci penso io. Ho già uno scherzo in mente. E che scherzo? Dimmi, dimmelo. Stanno pensando a un piano per scappare? Wow, sono curiosa di sapere come faranno. Come abbiamo catturato quelle criminali? Siamo troppo forti! Siamo i poliziotti più forti del mondo! Riusciamo ad arrestare tutti! Pensa che io ho imparato anche a mettere le manette senza guardare! Guarda! Dove sei messo tu? Oh no! Hai per caso le chiavi? Io non ce le ho le chiavi! Adesso sei rimasto incastrato così! Ma sei proprio... stupido! Oh no! Mi sono ammanettato da solo! E giù! E dove è il poliziotto più... Cioè, qui c'è il poliziotto più forte del mondo e il più stupido del mondo! E giù! Hai sentito questo rumore? Aspetta! E giù! No, questi e sono giù, starnuti! Stanno starnutendo da lì! Più forte! E giù! Non speriamo che arrivino presto questi poliziotti! Che schifo, sono tutte le malatici, che schifo, io non ci vado. Ma non posso
posso andare, non mi posso far vedere che mi sono ammanettato da solo. Dai, ti prego, vai tu, per favore, per favore. Quanto sei stupido, devo andare per forza io. Che tu non puoi fare niente che c'è le manette, no. Però se trovi le chiavi, per favore, portamele. Mi devo liberare, come faccio? No, 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 ma proprio per niente. Tu hai creato questo problema e adesso tu te lo risolvi. Se non rimani così. Allora vado io là a controllare cosa sta succedendo. Però la prossima volta devi andarci tu, va bene? Va bene, va bene, la prossima volta ci andrò io, promesso. Sempre se riesco a liberarmi. Ah, va bene, uffa. Andiamo. Allora, che cosa sta succedendo qui? Zia, poverina, sta male. Zia, è raffreddata, dobbiamo fare qualcosa. Ah, che schifo! Io sono anche germofobico! E cioè che mi fanno lo schifo i germi! Quindi, mi devo riparare, devo trovare un modo! Faccio così! Faccio così! Che schifo! Va bene, quindi che cosa dobbiamo fare qui? Ha bisogno di un fazzoletto, poverina! Non vedi quanto è raffreddata? Dacci almeno un fazzoletto! Che schifo! Tutti questi giorni! Ma non poteva esserci la gente aglio qui e non io! Che schifo! Vabbè, un fazzoletto, vediamo! Che schifo! Tieni un fazzoletto! Avvicinati! Ed è più di così, che schifo! Più vicino! Sono germofobico, prendilo! Ma questo non può essere, non può essere. Non può essere. Moccio, che schifo! Che schifo, che schifo! Devo andare subito a dirlo al poliziotto Olio! Che cosa? Ah, guarda! È Moccio! Moccio! Ma che cosa è? Tirati! Ma che cosa è? Dai, me lo faccio! Che schifo! Che schifo! Sento umidiccio! Però le prigioniere mi fanno tenerezza. Devo escogitare un modo per dargli da mangiare. Ho un'idea. Le aiuterò con questa. Hey tu, poliziotta Alicia. Che cosa stai facendo? Niente, niente. Non so, sto guardando le telecamere. Va bene, ok. Stavo giocando con la mia macchinetta di Barbie. Stai giocando? Ma io sono venuto qui per una cosa importantissima e seria. Ho sentito odore di cibo. E tu ti metti a giocare con le macchinine mentre io sto cercando cibo. Ma siamo in una centrale di polizia o cosa? Dai, fammi vedere le telecamere qui. Dov'è il cibo? Dove lo nascondono il cibo? Sì, ho sentito odore. Io qui sento odore di dolci. Se avete vietato di mangiare. Di là, ma nel resto della centrale certo che si può mangiare. Come faccio io se no? Niente, non sta succedendo nulla, guarda, è tutto a posto. Qualcuno mi sta ingannando qui. Ma lo scoprirò, lo scoprirò. E comunque, smettila di giocare con le macchinette e guarda le telecamere. E guarda se c'è del cibo anche. Va bene, ciao. Ciao. Per fortuna non mi ha scoperto. Questo vuol dire che posso continuare col mio piano. Ora ci penso io a fare uno scherzo ai poliziotti. Però ho tanta fame, uffa. Anche io ho fame, ma i poliziotti non ci fanno mangiare dentro la prigione. Uffa, darei di tutto per uno snack adesso. Dai, forza. Ma quella... è una macchina! Che cosa ci fa qua in prigione? Sì!
pochettino almeno. Oh, è una macchina con delle caramelle! Vediamo! Wow! Prendile tutte, presto! È piena di caramelle! Qualcuno ci ha mandato degli snack! Wow! Che bello! Anche qua, guarda! Ce ne sono solo un sacco! Che bello! Finalmente possiamo mangiare qualcosa! Ma shh! Non facciamoci sentire dai poliziotti! No, no. Assaggiamone una! Che buona, questa è il limone. Questa è l'arancia. Buona. Ehi, ma ci hanno anche inviato un gatto. Forse è per farci compagnia. Ciao, Mossi. Ciao. Chissà chi sarà stato a inviarci queste cose. Chissà, qualcuno che ci vuole bene, forse. Ora che abbiamo mangiato, mi sento molto meglio. E tu? Anch'io. Sì, infatti. Sto già pensando al prossimo scherzo da fare ai poliziotti. Ma voi avete cliccato mi piace? Se non avete ancora cliccato mi piace, cliccate subito mi piace. Scrivete nei commenti qual è il momento che vi è piaciuto di più di questo video. Quindi guardate il video fino alla fine e poi scrivete nei commenti il vostro momento preferito se volete essere salutati nel prossimo video. Allora Anita, ti è venuto un altro scherzo per i poliziotti? Pensandoci bene? Ho in mente uno scherzo per i poliziotti e questo scherzo sarà divertentissimo e forse con questo scherzo riusciremo anche a scappare dalla prigione. Speriamo che funzioni. Ehi, poliziotti, poliziotti! Ehi, ma che cosa succede qui? Aiutaci, in gabinetto si è intasato! Intasato? E che cosa volete da me? Che schifo io! No, no, io non ci andrò mai lì! Che schifo con quella puzza, che schifo, no! Ve lo tenete così, capito? Ti prego, se no il gabinetto rutterà! Cosa è rutterà? Ma non fai rutti il gabinetto! Che cosa state dicendo? No, non hai capito! Vuol dire che il gabinetto fra poco esploderà! Ma come esploderà? Il gabinetto esploderà! Qui dentro! E tutte le pareti saranno... Che puzza! No, no! Devo fare qualcosa! Devo per forza fare qualcosa! Ci penso io! Apro la prigione! Ci siamo quasi! È quasi il momento di scappare! Non appena il poliziotto entrerà e lascerà la porta aperta, noi più scapperemo! Ma prima gli facciamo uno scherzetto! Sì! Ho capito cosa stanno facendo! Stanno cercando di distrarlo col gabinetto, così possono scappare! Sono geniali! Ah, ok! Ho aperto! Che schifo! Allora, vediamo un po'! Sì, guarda, guarda dentro il gabinetto, guarda, c'è una cosa! Va bene, però voi state lì, perché la prigione è aperta! Dovete stare lì! Ok! Va bene. Ok! Guarda, guarda bene dentro! Aspetta che fa un po' schifo, ok? Un attimo! Un attimino andare in pausa. Sì, sì. Io devo andare un attimo a fare merenda, però facciamo pausa, no? Una merenda, un caffettino, un dolcetto, una cosa. Ok.
Noi andiamo, eh? Possiamo andare? Andiamo! Mi raccomando, controlla le camere! Ora che i poliziotti cattivi sono andati a fare una pausa, io posso andare ad aiutare le prigioniere! Ehi, ragazze! Ma quella è una poliziotta! No, no, io sono qui per aiutarvi! Io faccio il tifo per voi, anche se sono una poliziotta, perché io sono una poliziotta buona! Vi ho portato questi! Ma che cosa dobbiamo farci con questi? Potete usarli contro le guardie! Per i nuovi scherzi! Grazie, ma quindi sei stata tu a portare la macchinetta delle Barbie con le caramelle? Sì, sono stata io! Io vi stavo guardando dalle telecamere di sorveglianza e sappiate che ogni volta che avrete bisogno io vi aiuterò. Per ora devo scappare, stanno per arrivare i due poliziotti. Spero che voi riusciate ad uscire presto. Sì, speriamo, grazie mille per l'aiuto. Ciao! Ciao! E ora non ci resta che fare il prossimo scherzo ai poliziotti. Sì, non vedo l'ora. Ciao, sono le voci di Anita! È uscito il mio nuovo libro La città stregata, con un nuovissimo mistero da risolvere insieme a Vitale. In più dentro c'è l'alfabeto segreto, con cui comunicheremo tanti messaggi segreti assieme. Per i primi ordini riceverete anche il poster autografato, quindi prendetelo subito, trovate il link in descrizione oppure lo trovate in libreria. E allora io butto questo! Io rispondo con un 10. Ah, la puoi scegliere! Devi buttare la carta che c'è da mamma, non sai più guardare! Non mi guardare la carta! Aia! Non la sai giocare a questo gioco! Basta, ci gioco! Basta! Con queste carte! Non sai giocare proprio a niente! Ma che tu che non sei carica di questo! Non accetti mai! Hai sentito? No, non ho sentito niente! Ho sentito un rumore! Oh, ma proviene dalle prigioni! No, no, bisogna andare a controllare! Controllare! Sì, che io sono in pausa! E io pure! No, no, tu! Guarda, guarda! No, no. Devi andare a prendere il cappello! Ciao! Io vado a casa allora! Allora vado io, uffa! Ma sempre io devo andare! Adesso che gli ho dato il martello e le manette, potranno fare un grandissimo scherzo! Allora, che cosa sono questi rumori? Quali rumori? Noi non stiamo facendo nessun rumore. Non stiamo nascondendo niente. Oh, che cosa ci fa un martello nella prigione? Oh no! Oh, spostatevi! Devo prenderlo! Fermi! Fermi! Prendelo! Del poliziotto olio. Meglio che vada a controllare. Gli sta bene a quel poliziotto stupido. Gli starà facendo male. Poliziotto olio! Lancerò queste.
Ottima idea! Adesso non resta che far tornare qua il poliziotto. Ma come facciamo? Lo chiamiamo? Ho io un'idea. Ottima idea! Ma che è questa lagna? Perché stai piangendo? Il suo colore unico e collaborando con gli altri dovrà portare a termine degli obiettivi chiamati task. Ma attenzione, fra di noi c'è un impostore che può eliminare gli altri, quindi se vedete qualcosa di strano o sospetto dovrete premere subito il pulsante dell'emergency meeting, così ci riuniremo tutti qui per capire insieme cosa è successo e votare per eliminare l'impostore. Tutto chiaro? No. Perfetto, iniziamo! Ok, sono nella stanza giusta. Questa è la mia task. Devo riparare il sistema di ventilazione. Proprio quello lì. Sì, ok, ma come faccio? Vabbè, dai, diamo un'occhiata in giro. Devo cercare qualcosa di elettrico, un interruttore, una leva, un qualcosa che possa aggiustarlo. Ma dove sarà? Ciao, Nero! Ciao, Arancione! Che ci fai qua? Sto cercando di riparare quella ventola. Ah, il sistema di ventilazione! Sai, l'ho riparato mille volte. Ma sì? Eh sì, adesso lo riparo, ti faccio vedere. No, no, sono arrivato prima io. Che c'entra? Non lo so, non lo sai fare? Sì, io, però... ci sto riuscendo. Ma io ti faccio vedere come si fa, lo faccio io la tasca. No, sono arrivato prima io. Ma se non sai nemmeno da dove iniziare. Allora, dimmelo tu, Arancione, che sei così tanto intelligente. Tanto per iniziare ci vuole il telecomando. Eccolo! Ehi, ma che stai facendo? Serve a me! No, io l'ho fatto un sacco di volte, maestra. Vabbè, ma serve a me. Va bene, io farò qualcos'altro allora. Divertiti. Lo farò. Ma non funziona manco questo. Mancano le batterie. Adesso devo mettermi a cercarle. Siete qui? Eccole qui. Come si mette? Ciao, Nero! No, questa è la mia task. Ce l'ho quasi fatta, manca pochissimo. Ok. Fatto fuori il primo. Sono proprio brava a fare l'impostore. Sento dei passi. Devo nascondermi, altrimenti mi scopriranno. Uffa però, Nero, dai, non so che cosa fare, fatti aiutare con l'impianto di ventilazione. Nero? Nero? Oh no, Nero è stato eliminato dall'impostore, devo subito premere il pulsante d'emergenza. Eva, che è successo? Chi ci ha teletrasportati qui? Sono stato io a teletrasportarmi qui. Ho premuto il pulsante di emergenza perché ho trovato il corpo di Nero. Ma chi può essere stato? Oh no, la prima vittima. Non lo so, io ho visto solo il corpo di Nero lì. Stava facendo la task della ventilazione. Aspetta, ma chi ci dice che non sia stato tu? Io? Io solo ho trovato il corpo di Nero. È il momento di votare. Votiamo. Ma aspetta, io non sono stato. Ma secondo me
Sei stato tu! Quello che trova il corpo, molto spesso, è quello che l'ha ucciso! Non è vero! Assolutamente, non posso essere stata io. Ok, siccome non abbiamo abbastanza prove, questa volta skippiamo! Ok! La nostra task è trovare il libro speciale! Guarda, c'è una libreria enorme qua! Iniziamo a cercare, presto! Ok! Questo no! Vediamo, forse questo? Il gatto nero! Non credo che sia questo! Vediamo questo! Wow! Non credo che sia nemmeno questo! E questo nemmeno, insomma, Medusa! No? Viola, ho una domanda! Come facciamo a capire qual è il libro speciale? Beh, immagino che, visto che è speciale, una volta che lo troveremo lo capiremo. Ciao Rosso! Ciao Viola! Che cosa fate qui? Stiamo cercando di completare la nostra task, cioè trovare il libro speciale. Un libro speciale? Posso aiutarvi? Ok! Certo, sì! Oh, che bello! Allora troviamo questo libro speciale. Ma dov'è? Ma può essere che il libro che stiamo cercando è il tuo libro? Beh, in effetti il mio nuovo libro è davvero un libro speciale, La città stregata. Voi ce l'avete? È il mio nuovo libro uscito da pochissimo che trovate ora online e in libreria. Anche qua c'è un mistero da risolvere in cui dovete scoprire il colpevole. Quindi se ancora non ce l'avete andate subito a prenderlo e se volete mandatemi una foto con il libro su Instagram e io vi saluterò. Completato! Eimo! L'hai eliminata! Sei stato tu, non io! No, non sono stato io! Sei stata tu, io! Invece no, sei stato tu e ora! Oh. Emergency meeting! Oh. Chi ha chiamato il meeting? Ho chiamato io l'emergency meeting perché Rosso è stata eliminata! Oh. E ho anche visto chi è stato! E chi è stato? Bianco! No! Sì! No, no, non è vero! Sì. Tu non me la racconti giusta, sì! Per me sei stato tu, Bianco! Ma c'ero anch'io in quella stanza! E non l'ho fatto io! No, l'ho fatto, l'ha fatto Viola! L'ha fatto Viola! Quindi c'erano tutti e due nella stessa stanza! Sì, ma io per me è stato Bianco, io voto Bianco! Ovviamente voto anche io Bianco. Perché? Ma se due votano Bianco, anche io voto Bianco. Anche tu qua, tra i vincitori? Ma noi siamo i fantasmi. Siamo quelli che hanno perso. Bianco non era l'impostore! E sai che cosa vuol dire questo? Che l'impostore sei tu? Sì! No, semmai vuol dire che uno di voi due è l'impostore! Io non sono l'impostore, anzi, vado a fare le mie task e non provare a seguirmi! Non mi interessa seguirti, anch'io vado a fare le mie task! Ok, la mia task è copiare i dati di questa tessera. Penso che sarà molto rapida questa task. 60 secondi per copiare dei dati? Devo ripristinare la corrente. E questo è il pannello elettrico. Questa. Ciao, Arancione! Rosa! Che cosa ci fai qui? Ho finito la mia tasca e ho pensato di aiutarti. Ah! Ma che gentile! No, 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 no. Tu, c'è il 50% di probabilità che tu sei l'impostore. Hai ragione, Arancione. Ma non sono io. Te lo posso giurare se vuoi. Allora, se la metti così... Ok, va bene. Visto che sei così gentile, potresti passarmi quel cacciavite là sotto? Così finisco la mia task. Sì, certo, te lo prendo io. Oh no! Devo chiamare subito l'emergency meeting! L'ho chiamato io l'emergency meeting! Allora, ti devo spiegare un sacco di cose! Che cosa? Praticamente stavo facendo...
facendo la tasca dell'elettricità. A un certo punto è arrivata Rosa e Rosa mi stava dicendo che mi voleva aiutare, però praticamente lei mi ha offerto aiuto, ma in realtà quando si è girata ho visto che c'aveva una cosa dietro e quindi è lei l'impostore. Ma cosa stai dicendo, Viola? Non crederci! Cioè, solo perché hai visto che aveva una cosa dietro è l'impostore? Sì, è lei l'impostore! Ma cosa stai dicendo? Non sono io! E se fosse invece tu e stai cercando di convincermi in modo che se eliminiamo Rosa poi rimango sola con te e mi elimini? No, non farei mai una cosa del genere! Sì. Ma ti sto dicendo... Arancione, sei tu! Viola, ti ricordi la prima vittima? Nero? Sì. È stato Vitale a chiamare l'emergency meeting. Ma è vero! Ho chiamato l'emergency meeting perché l'ho trovato lì! Perché sei stato tu! No, non sono stato io, davvero! In effetti è vero quello che dice Rosa! Tu eri assieme a Nero per aiutarlo a fare una task. Sì. E poi, guarda caso, Nero è stato eliminato e hai chiamato l'emergency meeting. Ma non sono stato io, cioè, nel senso, sì, ho chiamato l'emergency meeting, ma perché ho visto Nero per terra che era stato eliminato. Ma non sono stato io. Invece no, potresti averlo eliminato tu, quindi tu sei molto sospetto, io voto te. No, aspetta. Mi è venuta in mente una cosa. Quando ho chiamato l'emergency meeting, Rosa aveva un'ascia nascosta dietro la schiena. Prova a vedere se ce l'ha ancora lì. Rosa, girati. Va bene. Allora, vi eliminerò io. Perché normalmente Merlino segue tutti i miei comandi. Vediamo. Ehi, Merlino, vieni qua. Vieni qua, Merlino, vieni. Vieni qua. Dai, Merlino, vieni. Bravo. È incredibile. Merlino ha risposto subito al comando di Anita. Bravissimo. Bravo. Anche la campiola. Felicissimo. Che bravo! Io e Merlino abbiamo vinto! Ah! Merlino ha fatto una capriola! Ma non è possibile! Ha fatto una capriola dalla felicità! Vediamo subito il replay! Ma non è possibile! Non ci riesco neanche io a farla così! È un acrobata! È un cane da circo! Fantastico! Un punto in più per Anita e Merlino! E adesso è il turno della squadra di Vittoria e Camilla! Quindi 3, 2, 1 e via! Oh, il mio turno! Speriamo che Camilla venga subito da me, così potrò mangiare il cibo buono! Camilla, vieni qui! Camilla, vieni qua, dai! Vieni da me! Sì, che brava che sei, Camilla! Sei venuta subito da me! Così potrò mangiare il cibo buono! Wow, anche Vitt è riuscita a chiamare Camilla! E quindi mangerà un cibo buono anche lei! E adesso è il turno di Lorenzo, conosciuto anche come Greg, insieme a Pisola! Vediamo se riuscirà a chiamarla! Dai, ci siamo addestrati veramente tanto, Pisola. Ce la puoi fare. Dai, vieni! Vieni qui! Vieni, Pisola! Vieni! Dai, vieni! Ci siamo addestrati tanto! Pisola! Vieni qua! Ehi, ma quella non è Pisola, è Camilla! Che cosa ci fa lì? Tu non sei Pisola,
Pisola! Pisola! Chi è questo gatto? Vieni tu! Ma come? Pisola non vuole saperne di andare da Lorenzo! Ah, lo ignora proprio! È proprio un gatto! Mi sa tanto che questa challenge l'abbiamo persa! Ferme, ferme tutti! Ferme tutti! Pisola e Camillo stanno combattendo! Questo perché uno dei due gatti ha rovinato la challenge all'altro! E quindi stanno combattendo! Qualcuno va a separarli! E adesso tocca a Marzio e... Oh, ho paura di dire quel nome! Ho paura! Circe! Ah! Tutte le volte che ho provato a fare questo gioco con Circe, non ci sono riuscito! Ma questa volta che siamo davanti a tutti, sono sicura che ce la puoi fare! Dai, Circe! Vieni qui, dai! No! Dai, Circe, per favore, vieni qui! Dobbiamo vincere questa sfida! Ti prego, non rimanere lì ferma! Dai, vieni qui! Circe! Circe! Dai, vieni qui! Oh, Circe, manco questa volta ce l'hai fatta! Abbiamo perso! Perché non vuoi andare d'accordo con me? Ehi, ma... Circe se n'è andata? No, Circe è lì! Aspetta, aspetta! Circe non ha eseguito il comando di Marzio! Ah, se n'è proprio fregata completamente! Perché Circe è un gatto selvaggio! Pericolosissima! È una combattente! Non si può domesticare! E quindi Marzio ha perso! E adesso andiamo ai cibi! E adesso siamo alle premiazioni delle due vincitrici della prima challenge! Anita e Vito! Siete state bravissime! Adesso avete la possibilità di scegliere un cibo del colore degli occhi del vostro animale! Tu, Anita, qual è il colore degli occhi di Merlino? Celeste! Proprio come i tuoi! E quindi puoi scegliere qualcosa qui di celeste! Scelgo questa bevanda celeste! Vediamo che gusto è! Sono troppo curiosa! Oh, ma questo è buonissimo! Che buona! È buonissima, sa di mirtillo, è dolcissima! Oh, che fortunata! È andata bene per Anita! E adesso, Vito, di che colore ha Camilla gli occhi? Visto che Camilla ha gli occhi gialli, sceglierò questo cioccolato che ha la confezione gialla! Oh, dai su, presto, aprilo! Ah, ho capito! Non sai aprire, non sai dimesticare i gatti, ma non sai aprire i cioccolati! Aspettate! Mi sentite? Riuscite a sentirmi anche così? Guarda! Ah, ce l'ho fatta! Ah, ce l'ho fatta! Sono un cintura nera di apritura di cioccolati! Vai, prego, mangialo e facci sapere se è buono! E se è buono, dacene pure un pezzo! Ma non si mangia così, si mangia mandando giù in bocca! Non con i denti, devi masticare! Non devi buttarlo qui! Vabbè! Ma è buonissimo! È come se avessi vinto anch'io. E adesso passiamo alla seconda challenge! Ehi, ho una challenge per voi! Provate a cliccare mi piace entro 4 secondi. 4, 3, 2, 1, tempo scaduto. Ci siete riusciti? E i vostri animali domestici, come si chiamano? Scrivetecelo nei commenti. Seconda challenge, percorso ad ostacoli! Ho preparato un percorso in cui i partecipanti e i loro animaletti dovranno superare gli ostacoli per poter vincere! Chi riuscirà ad arrivare alla fine del percorso avrà vinto! È il turno di Marzio e... Circe! Dai, Circe, vieni qui! Dai! Vieni, vieni, facciamo il percorso ostacoli! Nope! Oh, ma Circe non sta rispondendo ai comandi di Marzio! Brava, vieni qua, vieni qua! Vieni qua! Nope! E scappa via! Circe, vieni qui! Ah, povero Marzio! Ah, Circe se n'è andata, ma perché non ascolta nessuno? Lei è selvaggia! Non gliene frega niente della challenge!
Oh, Ciccio è andato a nascondersi, uffa! Non riesco a fargli fare il percorso manco con la sua catenella preferita! Ehi, ma quella è Circe! È nel tubo! Colpo di scena! Circe è tornata e sta facendo il tunnel! Ma com'è possibile? Anche se non andrebbe bene perché non ha fatto tutti gli ostacoli, ma vabbè, vediamo cosa succede! Basta Circe! Ormai lì dentro da tanto tempo! Credo che si stia facendo la sua tana! Ormai lei è diventata la padrona del tunnel! Non farà più entrare nessuno! Chiunque metterà il muso lì dentro lei lo distruggerà! Perché lei è Circe! Marzio e Circe non hanno finito il percorso e quindi sono squalificati! E adesso tocca ad Anita e Merlino! Io e Merlino siamo pronti! Claro Merlino, zappa! Bravissimo! Vai Merlino, slalom! Bravissimo! Bravissimo! Vieni qua! Vieni qua Merlino! Oh no! Wow, incredibile! Merlino sta facendo lo slalom insieme ad Anita! Ed è bravissimo! Si vede che è molto intelligente! Vieni Merlino, bravo! Bravo! Adesso è arrivato fino al tunnel! Ma vediamo se riuscirà a entrarci! Entra qua dentro, Merlino! Prendilo! Oh, no! No! No, devi entrare dentro! Devi entrare dentro, Merlino! Merlino sta entrando dentro dalla parte sbagliata! Merlino, dall'altra parte! Dall'altra parte, Merlino! Ok, riproviamo. Merlino, vieni qua. Vieni. Guarda, guarda, guarda. No, Merlino, non si entra dal lato. Forse ci sta riuscendo. Sì, 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 sì. Ma è incredibile, Merlino, non solo ha fatto il tunnel una volta, al contrario, ma lo sta anche facendo di nuovo, giusto? Bravo, Merlino, bravo. Bravo, Merlino, dai. Però Merlino vuole continuare il percorso, sta continuando a entrare là dentro. Si è divertito troppo. Mi sa che ho vinto, forse. Wow, lo sta facendo ancora! E ancora! Sì, però puoi vincere solo una volta, eh? Non va bene che vinci quattro volte, quindi vincerete solo un cibo! È il turno di Lorenzo, anche detto Greg, e Pisola! Vediamo! Adesso io e Pisola proveremo a fare questo percorso, la seconda challenge. Speriamo di riuscirci, l'ho allenata tanto. Dai Pisola, ce la puoi fare. Dai, dobbiamo essere veloci. Pisola, sei qui? Sì, sì, qui, 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 qui. Dai. Forse abbiamo sbagliato il percorso, ma fate silenzio, non lo dite a nessuno. Dai, qua, qua. Sì, sì, bravissima, bravissima. Bravissimi Lorenzo e Pisola! Sono riusciti a fare lo slalom! Dai Pisola, dai, ci sei quasi! Adesso qua dentro! Qua? No, Pisola, dove stai andando? È qua il tubo! Vieni qua! Guarda! Dai Pisola! No, no, dall'altra parte! Oh no! Riproviamo! Vieni qua! Pronta? Oh, non vuole entrare nel tubo! Ma Pisola sarà stata anche bravissima con lo slalom! Ma non ha capito come fare il tunnel! Bisogna entrarci dentro! Dai, Pisola! Dai, Pisola! Bravissima! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Bravissima, Pisola! Bravissima! Evviva! Abbiamo vinto questa challenge! Per fortuna, quella di prima l'avevamo persa! Ma sono contentissimo di averla vinta! Pisola è stata bravissima! E per finire abbiamo vinto insieme a Camilla! Vediamo come se la caveranno! Tocca a noi! Pronta, Cami? Andiamo! Vieni qua! Vieni qua! Bravissima! Qui! Bravo! Qua! Di qua! Cami! Vieni qui! Bravo! No? No! Vieni qua! No, Cami! Perché sei uscita fuori? Abbiamo perso! Oh no! Oh no! Camilla è uscita dal percorso! Allora loro sono squalificate! E
quindi questa seconda challenge è stata vinta da Anita e da Lorenzo. Adesso potete scegliere un cibo del colore degli occhi del vostro animale. Iniziamo da Anita. Allora, di colore celeste questa volta scelgo questo cioccolatino celeste. È buonissimo. Wow, aspetta, ma non voglio anch'io celeste, voglio vedere se c'è. Ma non ce ne sono altri celesti. Io ho sempre preso il migliore di tutti. E adesso però tocca a Greg, Lorenzo. Lorenzo ha detto Greg, Greg ha detto Lorenzo. Tocca a lui. Puoi scegliere un cibo del colore degli occhi di Pisola. Allora, i suoi occhi sono arancioni, perciò scelgo questa caramella gommosa arancione. Assaggiamo. Mamma mia, che buona! Me ne dai un pezzo? Assolutamente no, è tutta per me. Ho vinto io la challenge. E dammi un pezzo! Ehi! Dammi un pezzo! No! Oh, ma non voglio più un pezzo! No, ci credo! Ce l'ho fatta! Terza challenge! Terza challenge! Ritratto! I partecipanti dovranno fare i ritratti dei loro animali domestici. Attenzione! Se doveste fare un disegno brutto, magari ci rimangono male! E nel tuo caso, se Circe dovesse vedere che tu l'hai disegnata male, lei potrebbe... Hai capito? E adesso, pronti! Con le penne, le matite, i pennarelli e tutti i colori nelle mani e... Sto disegnando Merlino e, beh, è difficile che esca brutto perché Merlino è così bello. Per me è il cane più bello del mondo e gli voglio troppo bene, quindi spero che uscirà bene questo ritratto. Io sono bravissima con i disegni, quindi devo per forza vincere questa challenge. E poi io amo tantissimo Camilla, uscirà sicuramente benissimo. Sarà semplicissimo disegnare Pisola, basterà disegnare un gatto che dorme. Sapete perché si chiama Pisola? Perché è nata in un'isola sotto la torre di Pisola. Questa fa sempre ridere. Voi non lo sapete, ma Circe mi costringe a fare il suo ritratto 23 volte al giorno. E quindi, però almeno lo saprò disegnare benissimo, no? Anche perché se non lo faccio... Ah, non ci voglio mai compensare, devo tornare al lavoro. Tempo scaduto! Alzate i pennarelli! Così! Basta disegnare! Basta! Ho detto stop! Tempo scaduto! Alza! Ok, benissimo! E adesso andiamo a vedere i disegni dei partecipanti! Iniziamo da Anita! Vediamo Anita il tuo ritratto! Ecco qua, io ho disegnato Merlino e l'ho disegnato come sempre, cioè molto sorridente con la lingua fuori ed è molto felice perché sta per fare una passeggiata. Ma è bellissimo questo disegno! Si vede che gli vuoi molto bene! Che bello! E adesso è il momento di Vito! Ho deciso di raffigurare Camilla fuori in giardino perché le piace tanto correre e saltare. Che bello anche questo! Ma è bellissimo! È davvero realistico! Ma sei proprio un'artista nata! E adesso andiamo da Greg Lorenzo! E adesso... Ciao ragazzi! Sono così brutto, mi faccio paura! No, assolutamente. Solo un po'. Come sì? Ma adesso veniamo a noi, invece, e passiamo alla challenge. Quindi, Greg, facci vedere il tuo disegno di... Pisola, che sta dormendo e sta facendo sogni d'oro come fa sempre. È molto bella. Ah, che bella Pisola mentre fa un pisolino! Com'è che si dice? Gatto appisolato? Sempre amato. Giusto! Bellissimo! E adesso è il turno di Marzio! Che rischia grosso! Vediamo se ha fatto un buon disegno! Beh, io ho rappresentato Circe mentre fa quello che fa tutti i giorni! E cioè, che cosa fa tutti i giorni? Conquistare il mondo! Oh,
chissà come Regina Circe a questo disegno. Buona fortuna. E ora è il momento di decidere chi ha vinto la terza challenge. Ma sapete, io non riesco a decidere. È il disegno più bello, sono tutti belli alla fine. Quindi sarete voi a decidere qual è il disegno che ha vinto questa challenge. Scrivetelo nei commenti. Mangiamo solo il cibo del colore dei nostri occhi! Sì! Ci saranno una serie di challenge e giochi divertentissimi in cui vinceremo il cibo del colore degli occhi! Siete pronti? Cliccate mi piace e iniziamo subito! Via! Evviva! Io potrò mangiare i cibi di due colori diversi perché ho gli occhi di due colori diversi! Prima challenge, Pac-Man nella vita reale! Ma chi è Pac-Man? Pac-Man è un videogioco molto famoso degli anni 80. Chiedete ai vostri genitori, sono sicura che lo conoscono. In questo gioco il Pac-Man deve trovare tutte e tre le palline colorate nascoste. In più dovrà scappare dai fantasmi colorati. Se Pac-Man viene preso da uno dei tre fantasmini avrà perso. Mentre se Pac-Man riesce a trovare tutte e tre le palline avrà vinto. Siete pronti? Tutti in posizione e via! Spero che i fantasmi non mi trovino subito. Una pallina, la devo prendere subito. La mia prima pallina. Ora me ne mancano solamente due e potrò vincere la challenge. Bene, Pac-Man ha già trovato una pallina. Ma riuscirà a trovare le altre due? Questo gioco è bellissimo! Sarà un gioco da ragazzi! Ma quelli sono i fantasmi! Ah, mi stanno inseguendo i fantasmi! Devo sbrigarmi a nascondermi e trovare tutte le palline! I fantasmini hanno trovato Pac-Man e lo stanno rincorrendo! Riuscirà Pac-Man a scappare? Aiuto! Spero di essermi nascosta bene qui! Le palline le cercherò dopo, ma adesso mi nasconderò dai fantasmi! Oh no, siamo inciampati! Ma dove sarà finito ora, Pac-Man? Io lo so dove è andata. I fantasmini sono caduti! Pac-Man è in vantaggio e si è nascosta. Chissà se riusciranno a trovarla adesso. Mi stanno cercando, spero di essere nascosta bene. Dove è finita? Ma dove sarà? Perfetto, se ne stanno andando! Quindi vuol dire che mi sono nascosta bene? Meno male! Boom! No! Ti ho presa! Oh no! Sono stata presa! Eh sì! Pac-Man è stata trovata! Vincono i fantasmini questo primo round! Venite qua, fantasmi! Potete subito mangiare il colore dei vostri occhi! Tu hai gli occhi verdi, quindi puoi scegliere un cibo verde! Quale scegli? Questi marshmallow! Ma sa di mela! È buonissimo! E ora tu, fantasmino dagli occhi azzurri, che cibo scegli? Allora, vediamo! Ci sono tante cose azzurre! Ma credo che sceglierò... questo Chupa Chups, sì! Ah, ottima scelta! E ora manca solo la fantasmina con due colori di occhi! Quindi puoi scegliere un cibo di colore azzurro e uno di colore marrone, quale scegli? Certo che sono proprio fortunata! Per il marrone, questo bel cioccolatino! Invece,
per l'azzurro le caramelle azzurre. Che buono, sa di mirtillo. E adesso tocca al cioccolato. Ci sono i biscotti dentro. Ehi, e voi avete cliccato mi piace? Se ti fate per Pac-Man, cliccate per mi piace. Se invece ti fate per i fantasmini, iscrivetevi al canale. E passiamo ora al secondo round. Secondo round! In questo secondo round Ginny sarà Pac-Man e voi i fantasmini. Ma c'è una nuova regola per questo secondo round. E infatti se Pac-Man prenderà la pallina speciale di colore blu, sarà Pac-Man a poter rincorrere i fantasmini e acchiapparli. E se li prende potrà eliminarli. Ma l'effetto durerà solamente 30 secondi. Allo scadere dei 30 secondi tornerà tutto normale. Pronti? Sarà super divertente. Fantasmini, prendete le vostre posizioni e Pac-Man 3, 2, 1, via! Eccola qua! Grazie al mio occhio speciale che mi dà la super vista, riesco a trovare facilmente tutte le palline. Pac-Man è già riuscito a prendere la prima pallina, sta andando benissimo! Eccone un'altra, sto andando benissimo, ma devo correre! Pac-Man è riuscito a prendere anche la seconda pallina grazie al suo occhio speciale! Oh, aiuto! 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 Oh no! E adesso? Pac-Man! Oh no! Credo proprio che per me sia un game over! Ma magari posso ancora scappare. A destra? Non credo proprio. A sinistra? Nemmeno. Sono in trappola. Oh no, Pac-Man è in trappola. È circondata dai fantasmi. Mi sa che ora la prenderanno e perderà. La pallina speciale! Scattiamo! E adesso vi acchiappo tutti! Presa! Oh no! Sì, ho eliminato la prima! Trovi! Ehi, ma dove è finito? Eccolo! No, no, no! Ehi! E ora tocca a me invece! Eccola l'ultima! Oh no! Vieni qui! Sono troppo lento! Ho vinto! Wow, Pac-Man è stata bravissima! Ha preso tutte le palline e ha trovato anche quella speciale! Pac-Man vince! Andiamo subito ai premi cibo! Ginny, hai vinto tu come Pac-Man! Sei stata bravissima! Scegli subito del cibo del colore dei tuoi occhi! Poco fa stavo guardando questa caramella blu e quest'altra caramella marrone! Sono del colore dei miei occhi. Buonissima. Sono tutte e due buonissime, le amo. Benissimo, passiamo ora alla seconda challenge. Seconda challenge, tiro con l'arco. In questa challenge dovrete tirare con l'arco e riuscire a fare più punti possibili. Molto semplice, no? Proviamo a tirare, vediamo dove arriva. E adesso vi faccio vedere quanto sono brava con l'arco. Ho fatto 8 punti! Sono stata brava, sì! Wow, Alice è stata bravissima, ha fatto 8 punti! Vediamo come se la cava Ginny adesso!
Uffa, ho preso 5! Ginny ha fatto solo 5 punti, quindi ha già perso! Vediamo ora Vittoria quanti punti farà! Oh no! Ho preso soltanto 5! Uffa! Vito ha totalizzato 5 punti, quindi Alice è ancora in testa! Vediamo Ghigo quanti punti farà se riuscirà a superare gli 8 punti di Alice! Perché non festeggiate? Ghigo, non è 32. Ma sì! Hai fatto 2. Come 2? Eh sì. Ho vinto io quindi! Sì! Mangerò io il cibo del colore verde! Alice, hai vinto la challenge del tiro con l'arco! Che cibo scegli del colore dei tuoi occhi verde? Io sono molto sicura di quello che sceglierò. Prendo queste caramelle! Sono buonissime! Perché sono del mio gusto preferito, la muria. Wow! E ora guardate subito questa prossima challenge! Mangiamo solo cibo del colore del nostro ombretto! Le partecipanti una ad una gireranno la ruota e il colore che capiterà sarà il colore del loro ombretto. Chi vincerà le challenge mangerà il cibo del colore dell'ombretto. E ora è il turno di Federica. Gira la ruota e vediamo che colore ti capita. Speriamo che mi capiti un bel colore. Vediamo. Rosso! Bellissimo! Mettiamo subito l'ombretto rosso. E ora è il turno di Ginny! Vai Ginny, gira la ruota, vediamo che colore ti capita! Spero che mi capiti il rosa, il mio colore preferito! Oh no! È capitato il rosso! Ma il rosso è già uscito! Federica è il rosso, quindi puoi rigirare la ruota, ok? Ma insomma, mi sembra che il rosso ti stia perseguitando! Prova a rigirare per l'ultima volta! Per favore, fa che non riesca il rosso! Rosa! Il mio colore preferito! E ora andiamo subito a mettere l'ombretto! E ora è il turno di Alice! Alice, gira la ruota e vediamo che colore ti capita! Speriamo mi capiti un bel colore! Thank you.
siano tante cose buone, Rosa. Chissà che cosa mi capiterà. È capitata nel cartoncino verde e vince quindi il cibo del colore del suo ombretto, Donut Rosa. Sì, mi è capitato il Donut Rosa. Non vedo l'ora di mangiarmelo tutto. È buonissimo, è gusto fragola. Vedo tantissime cose buone. Chissà quale cibo capiterà a me. La pallina è finita nel cartoncino giallo, come il mio trucco. Sicuramente deve essere un cibo buonissimo. La pallina è capitata sul cartoncino giallo e il cibo del cartoncino giallo sono questi cioccolati gialli. Wow, sembrano essere proprio buoni. E lo sono pure. Bellissimo. Il cioccolato giallo è buonissimo. Questa challenge è andata benissimo. Passiamo ora subito alla seconda challenge. Wow. Shh. Avevo dimenticato qui tutti questi dolcetti. Questa volta non li scopriranno, saranno tutti miei. Oh, buoni questi, anche questi. Ma adesso comincio a mangiare. Vitale. Così impari a rubare i dolcetti. Ah, che male. Almeno sono riuscito a mangiare una caramella. Ma penso di riuscire a mangiare altro cibo. Prendo questo. Va bene, scappo via, scappo via. Controllerò io adesso il cibo, soprattutto le mie amatissime ciliegie. Seconda challenge, challenge del bicchiere d'acqua e della carta igienica. Le nostre partecipanti dovranno tirare la carta igienica col bicchiere d'acqua, ma quando cadrà un po' d'acqua dal bicchiere, la carta igienica si spezzerà. E dove si fermerà il bicchiere? Sarà il cibo che dovranno mangiare. Quale cibo capiterà? 3, 2, 1, via! La carta igienica si è spezzata proprio qua, dove c'è questa merendina gialla, hai visto questa? Adesso l'assaggio subito. È buonissima! Bene, allora ora passiamo alla prossima partecipante. E ora è il turno di Ginny con il colore rosa. Vediamo cosa le capiterà. Spero che il bicchiere si fermi a un cibo che non ho mai mangiato. Vorrei provare un cibo nuovo. Sta per rompersi. Si è rotto. Wow, il bicchiere si è fermato qua a questi biscotti rosa. Ecco il cibo del tuo colore, assaggiali subito, vediamo come sono. Non ho mai mangiato dei biscotti rosa, non vedo l'ora di assaggiarli. Sono buonissimi. Sanno di lampone. Dei biscotti al lampone? Devo dire che sono invidiosa, adesso vorrei mangiarli anch'io. Ma ora dobbiamo passare al colore rosso, vediamo che cibo le capiterà. E ora è il turno di Federica, colore rosso. Chissà che cosa le capiterà. Sei pronta? Prontissima. 3, 2, 1, via! Il bicchiere si è fermato esattamente qua, dove c'è questa scatola di cioccolatini rossi bellissimi. Ecco a te, Fede, questo è il cibo che hai vinto. Sono i miei cioccolatini preferiti. E passiamo ora alla terza challenge. Terza challenge, collage! Le nostre partecipanti dovranno fare un collage del loro cibo preferito e potranno usare tanti cartoncini colorati, tanti glitter
vincere tanti stickers. Il collage più bello vincerà il cibo del colore dell'ombretto. Pronte? Via! Io scelgo il colore rosa e il lilla. Il mio cibo preferito è davvero difficile da realizzare perché è di colori diversi, ma io ho scelto questi qua e tra l'altro utilizzerò anche dei glitter. Io disegnerò i miei due cibi preferiti, ovviamente rossi. Adesso vi faccio vedere cosa ho scelto. Userò questo cartoncino, ovviamente rosso, poi questo cartoncino marrone e questo cartoncino verde. Insieme a tutti questi glitter, insieme a questi pennarelli e a questi pastelli. Speriamo che esca bene. Io, invece, per il mio collage del cibo preferito, ho deciso di usare questo giallo e questo rosso. Cosa starò disegnando? Provate a scriverlo giù nei commenti e mi raccomando, lasciate un mi piace. Come ho già detto tante volte, è il mio colore preferito e in più è anche il colore del mio ombretto. Devo dire che è bellissimo questo collage! Ha anche delle parti glitterate, bianche con vari stickers e glitter e anche la candelina con il fuoco acceso, bellissima! No, non si è spenta, non posso esprimere il desiderio. Bellissimo Jimmy, passiamo ora al prossimo! Vediamo ora il collage di Federica! Allora, come sapete, io ho disegnato i miei due cibi rossi preferiti. Allora, ho disegnato delle angurie e soprattutto le mie amatissime ciliegie. Eh sì, ce ne siamo accorti che ti piacciono tanto le ciliegie, le hai mangiate tutte oggi. Sì. Ho già fatto la mia cena. È bellissimo questo collage. E poi hai messo un sacco di stickers e un sacco di glitter. Che bello! Ed è tutto su uno sfondo glitterato rosso, proprio come il tuo ombretto. Che bello, bellissimo! E ora vediamo subito l'ultimo collage, quello di Alice. Alice, che cosa hai disegnato nel tuo collage? Il mio cibo preferito sono le patatine fritte! Bellissime, ma sono tutte glitterate! Sì, ho deciso di mettere la bustina rossa con questo cuore centrale. E siccome c'era ancora spazio, ho deciso di aggiungere anche la scritta glitterata e poi la scritta è dello stesso colore del mio ombretto. Bellissimo, è stupendo anche questo collage! Tutto glitterato come gli altri. Come faccio ora a scegliere una vincitrice? Ragazzi, io non so scegliere chi sia la vincitrice, sono tutti e tre bellissimi questi collage! Quindi facciamo che scegliete voi chi vince! Qual è il vostro collage preferito? Scrivetelo nei commenti e vediamo chi vince! E ora guardate questa prossima challenge! Ah! Ehi Anita! Ah! Mangiamo solo il cibo di una forma per 24 ore challenge! I partecipanti, una alla volta, peschieranno queste forme da bendati e dovranno inserirla nel giochino delle forme. Se non ci riescono, dovranno pescare un'altra forma. Invece, se ci riescono, potranno mangiare il cibo di quella forma! E adesso, iniziamo! È il mio turno! Chissà che cosa pescherò! Vediamo un po'... Ci sono riuscita! Ho la forma del cuore, sì!
adesso la devo incastrare nella scatola. Ce l'ho fatta! Il cerchio! Ci sono un sacco di cose buone a forma di cerchio. Ho fame! Devo fare in fretta. Ce l'ho fatta! Mi è capitato un triangolo! Sì! Ehi, ma sbaglio, sono rimaste poche forme. Vediamo. Che cosa mi è capitato? Mi è capitata la forma ovale. Che cosa ci sarà da mangiare con questa forma? Prima challenge sumo gigante! I partecipanti si trasformeranno in combattenti giganteschi. C'è solo una regola: vincere l'avversario fuori dal quadrato. E chi ci riesce vince il cibo della sua forma. Ehi ragazzi, alla mia fidanzata Ginny è capitato il cerchio e io volevo proprio farle la proposta. L'anello è a forma di cerchio, è perfetto. Se volete che gli faccia la proposta, cliccate mi piace. Questo è il campo da gioco e adesso presentiamo i lottatori. Il primo lottatore è lo Slimer. Pronta, indovinate chi sono? Ma come, non mi avete riconosciuta? Sono Anita e sono uno Slimer. Seconda lottatrice, la principessa. Ehi! Per questa challenge sono prontissima! Terzo lottatore, la zucca di Halloween. Oh, se non sarò abbastanza forte, allora farò paura a tutti. Oh! E l'ultima lottatrice, l'unicorno. Prima lotta, Slimer contro unicorno. Via! Vincerò, io sono super forte. E io sono lo Slimer, anch'io sono fortissimo. Vedevo niente. Seconda lotta, zucca di Halloween contro principessa. Pronti, via! Vieni qua. Ehi, aspetta, ferma. Io non voglio lottare contro di te. Stavo pensando la stessa cosa. Ehi, ma che stanno facendo? Chi se ne frega di questo combattimento? Abbracciamoci. Aspetta. Ehi, ma sono usciti tutti e due dal rettangolo! Hanno perso! Ginny, tutto bene? Sto bene, grazie. Dai, su! Abbracciamoci! Abbiamo perso, ma... Ma abbiamo perso insieme! Vittorio Unicorno, siccome hai vinto la prima challenge, puoi mangiare un cibo a forma di cuore. Che bello! E non so proprio quale scegliere. Ecco qui, sceglierò questo biscotto. Cioccolato fondente, il mio preferito. Seconda challenge, gara di velocità. Ma con le tute da sumo. Chi riuscirà ad arrivare al traguardo, che sono io, potrà mangiare il cibo della propria forma. E adesso siete pronti? Pronti! 3, 2, 1, via! Ehi Anita! Uffa, la principessa mi ha spinto! Non riesco a rialzarmi! Come faccio adesso? Spero che il vento mi trasporti verso il traguardo!
prossima, unicorno! Sei riuscita a raggiungere il traguardo! Ehi, vieni, vieni, aspetta! Fermati! Ti devo dire una cosa, va bene? Ok, che cosa mi devi dire? Ehi, Gigo, sbrigati! Perché ti sei inchinato? Dobbiamo vincere la gara! Sì, aspetta un minutino, ti prego, sto cercando una cosa! Mi sembra il momento giusto, io lo sento! Non la trovo con questo costume! Non sono stato io, lo giuro! Oh no! Si sta sgonfiando il costume! Oh, e ora come faccio? Ma insomma, Gigo, non è il momento! Devo continuare la gara! Mi dispiace, ma devo andare! Oh no, poverina Anita, l'avevo spinta prima! Ehi, Anita, che ci fai qui? Vieni che ti aiuto! Grazie! Ora possiamo continuare la gara! Ehi, abbiamo vinto! Bravissime! Ehi tu, fermati, fermati! Hai il vestito sgonfiato? Sì, ma non è basta, tanto. Tu hai perso, sei squalificato. Mi si è solo bucato, uffa. E invece Slimer e la principessa hanno vinto. Sì. E nella seconda challenge hanno vinto Secchio, Ovale e Core. Prendete il cibo della vostra forma. Poco fa ho visto questo biscotto e penso che sia buonissimo. Proviamo un po'. Buonissimo! C'è pure il ripieno! Io come cibo ovale scelgo questo biscottino ovale! È un biscotto al limone buonissimo! Io scelgo questo biscotto a forma di cuore! Chissà come sarà! È squisito! Vaniglia più limone! Uffa, però anch'io voglio mangiare qualcosa a forma di triangolo, non ho vinto niente. Posso mangiare qualcosa, per favore? Va bene, Gigo. Ti posso dare questi triangolini. Grazie, sono buone? Questo rossetto. Come mi sta? Prima challenge! Indovina l'oggetto da bendato! Per vincere questa challenge dovrete indovinare l'oggetto da bendati. E chi indovina potrà mangiare il cibo del colore del proprio rossetto. Chi indovinerà gli oggetti vincerà un nuovo rossetto colorato. Pronti? Via! Ok, ecco il primo oggetto da indovinare. Vediamo subito che cos'è. Ma è facilissimo! È una banana!
Bravissima, Vittoria! Questo era molto semplice. Ora puoi mangiare il cibo del colore del tuo rossetto. Wow! C'è tantissimo cibo colorato! Beh, io scelgo questo. No, questo è di colore azzurro. Tu devi scegliere un colore arancione come il tuo rossetto. Ah, ok. Mi dispiace. Allora, scelgo l'arancia. Benissimo. Oh, che buona! Ma devo trovare un modo per tagliarla. Forse un'idea per tagliarla. Wow! Sì, ci sono riuscita. Che buona! Ora è il turno della piccola Elisabetta. Questo oggetto è un po' più difficile. Chissà cos'è. Ho capito! È una scatola di Tic Tac. Sì, bravo, hai indovinato! Ed era un oggetto molto difficile. Ora potrai mangiare il cibo giallo. Puoi scegliere il cibo che vuoi, ma ricorda, deve essere per forza giallo. Potrei scegliere questo? Nah. La banana? No. Questa, una caramella. È gialla, quindi sì, la puoi mangiare. È davvero buona. È al limone. È arrivato il turno di Vitale. Subito ora. Questo oggetto è davvero, ma davvero difficile. Oh, non vedo l'ora di indovinare. Allora, ma che strano. Devo assaggiarli. Oh no. Ehi, ma cosa stai facendo? Cosa sto facendo? Non è questo il gioco! Ah, non funziona così, bisogna assaggiare? No, Vitale, sei sempre il solito, pensi solo a mangiare! Dovevi indovinarli toccandoli, non mangiandoli! Ma qui ti asparagi? Sono baci! Sei squalificato per questo round! No! Quindi questo vuol dire che non posso mangiare qualcosa! No! E per Anita ho una sorpresina speciale! Chissà se indovinerà tutti gli oggetti! Tutti gli oggetti? Quindi è più di uno? Sono super curiosa! Vediamo! Ho capito! Forse questa è la bevanda di caramella liquida! Ok, uno l'ha indovinato! Ma gli altri sono più difficili! Prossimo! Che cos'è questo? Sembra una... un lecca-lecca, forse! È il lecca-lecca? Bravissima, Anita! Manca solo l'ultimo, che è impossibile da indovinare! Vediamo che cos'è... una scatola? Ma non so cosa potrebbe esserci dentro! Forse una scatola di caramelle? No! Sei vicina! Mancava così poco! No, Anita! Era una scatola di cioccolatini, non di caramelle! Però sei stata molto brava! Ne hai indovinati 2 su 3! Quindi mangerai 2 cibi del tuo colore! Vai, Anita! Puoi scegliere 2 cibi rossi! Allora, scelgo questo lecca-lecca gigante rosso alla ciliegia e poi una buonissima fragola! Tranne Vitale, che è stato eliminato, avete tutti indovinato il vostro oggetto, quindi per voi ho inventato un nuovo round. Adesso chi indovinerà per primo l'oggetto vincerà la prima challenge. Ok, 3, 2, 1, via! Ma che cos'è? Non riesco proprio a capire. Ma è aglio! Bravissima Elisabetta! Elisabetta è la vincitrice della prima challenge! Come premio ho scelto il rossetto viola! E voi volete sapere che colore siete? Cliccate mi piace e l'ultimo numero del vostro mi piace corrisponde a uno di questi colori! Quale vi è uscito? E voi che colore siete? Scrivetelo nei commenti! Seconda challenge! Disegna il cibo! In questa sfida
sfida, vi dirò un cibo da disegnare. Chi farà il disegno più bello potrà mangiare il cibo del suo colore. E il cibo che ho scelto per voi è... una torta! Sì! Siete pronti? Sì! 3, 2, 1, via! Inizio subito! Devo farla perfetta! Uscirà super colorata e super bellissima! Io sono l'esperto delle torte! Vincerò io! Ho visto i disegni dei partecipanti e mi stanno davvero sorprendendo, sono tutti bellissimi, mi sta anche venendo fame. Ho deciso di fare la mia torta con gli occhi dolci, così è super carina. Io sto disegnando la mia torta preferita, infatti mi sta anche venendo fame. La mia torta sta uscendo davvero benissimo, l'ho decorata un sacco. Io sto facendo una torta multipiano alla crema e al cioccolato. Solo che mi serve più cioccolato, perché più ce n'è, meglio è. Ok, tempo scaduto. E adesso vediamo i disegni. Ok, iniziamo con te, Vitale. Ecco la mia torta, crema, cioccolato e amarene. Ma sembrano tanti panini alla maionese messi uno sopra l'altro. È vero, ma sono buoni lo stesso. Continuiamo con Anita. Ecco, questa è la mia torta ed è la mia torta preferita, panna e fragole. Molto carina, brava Anita. Grazie. Ok Vito, ora tocca a te. Questo è il mio disegno. Ho deciso di fare una torta con gli occhi dolci arcobaleno, con tutti gli zuccherini colorati. Ma è bellissima! Hai usato colori stupendi e anche aggiunto una fettina tutta colorata qui. Complimenti vivissimi, Vittoria! Davvero molto bella! Grazie, grazie! E ora è il turno di Elisabetta! Questa è la mia torta e le ho dato anche un nome! Zuccherina! Che bellina! Davvero molto molto carina! L'hai disegnata proprio bene! E come Vittoria ha usato anche lei colori bellissimi! Ok, questo è il momento di scegliere il vincitore. Sono tutti bellissimi disegni, ma credo proprio che ha vinto Vittoria. Sì! Complimenti! Molto grazie! Grazie! Vito, visto che hai vinto, puoi scegliere un cibo del tuo colore, l'arancione. Cosa posso scegliere? Le caramelle? Un lecca lecca oppure questo? Penso che sceglierò questo, la caramella liquida. Che buona! Sa proprio di arancia, il mio gusto preferito. Terza challenge, cibo quiz. Farò delle domande sul cibo e il primo che darà più risposte corrette potrà mangiare il cibo del proprio colore. E adesso possiamo iniziare. 3, 2, 1 e via! Iniziamo con la prima domanda. Qual è la verdura che cresce sottoterra e può essere o arancione, o bianca, o viola? La rapa? No, risposta sbagliata. No. Ce l'ho! Io lo so! È la carota! Sì, bravo Vitale! È la risposta giusta! Sì! Indovinerò anche le altre! Vedremo! Ok, seconda domanda. Qual è la frutta che cresce in grappoli? Può essere verde o viola e spesso viene trasformata in succo? I mirtilli! Risposta sbagliata! E poi i mirtilli non sono verdi! Lo so! È il mio cibo preferito, è l'uva e forse la posso anche mangiare perché il mio rossetto è viola! Sì, bravissima! È la risposta giusta! Passiamo all'ultima domanda!
quel cibo rosso? Che viene spesso confuso per verdura, ma in realtà è un frutto. La so io, è il pomodoro!